Possiamo cominciare? Se vogliamo accomodarci, per favore. Stiamo cominciando. Chiedo a Paolo Sensale di raggiungerci, eccolo, e al presidente Brivio. Perfetto. Buongiorno a tutti, grazie di essere venuti. C'è un eco. Pronto, ci sia. Grazie di essere venuti, come vi dicevo abbiamo pensato a questa mattina di lavori come una mattina in cui confrontare, scambiarsi esperienze e soprattutto servirà a noi di Regione per affinare la nostra capacità di relazione, di informazione, di comunicazione. In modo particolare io vorrei ringraziare innanzitutto le persone e le organizzazioni con cui si è organizzata questa giornata, in modo particolare ANCI Lombardia, che è stata la mia casa per tanto tempo, l'Associazione della Comunicazione Pubblica, l'Unione Pubblicitari, Ferpi, Pia Social e Polis Lombardia. Porto anche i saluti del Presidente Fontana e vorrei ringraziare in modo particolare chi ha assunto l'onere, insomma, Alessandro Papini, Giuseppe Costa, di organizzare la giornata, perché come sempre poi c'è sempre il lavoro di tante persone dietro. Solo alcune brevi considerazioni e stimoli da parte mia. Noi ci giochiamo molta credibilità sulla comunicazione, in modo particolare quando un'istituzione esce, comunica. Voi sapete che Regione Lombardia con questa legislatura ha deciso di dimezzare i fondi per la comunicazione. L'ha fatto sostenendo che fosse prioritario investire in altri settori, in modo particolare sulle politiche sociali e la disabilità, ma anche per riuscire ad avere un modo di comunicare, modalità di comunicare che facessero più i conti con gli strumenti attuali più che con le comunicazioni così come è stata postata fino ad ora. È una sfida difficile, non scontata, a volte ci pentiamo perché diciamo avessimo un po' più di risorse a disposizione, sarebbe meglio. Consideriamo la comunicazione un punto fondamentale perché, come sempre ci diciamo anche fra di noi, non è sufficiente fare le cose o fare bene le cose se poi queste non sono conosciute e non sono comunicate in un modo diretto, ma soprattutto abbiamo cercato e stiamo cercando di impostare la comunicazione utilizzando ciò che oggi la società ci pone, ciò che oggi le persone usano per informarsi e per cercare di avere anche una comunicazione da parte dell'istituzione diretta con le persone attraverso i social e via dicendo. Non è una cosa facile, so bene. Viviamo anche forti contraddizioni perché sappiamo che si generano fake news e molto spesso, come dire, si trova difficoltà a contrastarle. Potrei fare degli esempi che sono comparsi sulla cronaca anche di questi giorni, dove basta fare un sentiero già esistente per disabili per vedersi accusati di fare un'autostrada in una valle montana. Ma, come dire, è la sfida che tutti noi abbiamo di fronte, che dobbiamo saper accettare e dobbiamo saper rispondere, sapendo che noi vogliamo unire comunicazione, digitalizzazione, semplificazione. Sono cose che magari possono apparire diverse, lontane fra di loro, ma che per noi
In modo particolare significa confrontarsi con il mondo degli stakeholder per raccogliere osservazioni, proposte, interloquire direttamente con loro, valorizzando anche le forme associative di mediazione sociale, insomma i corpi intermedi, si sarebbe detto una volta. Avere un rapporto diretto con i cittadini, in modo particolare utilizzando quanto già oggi succede. Noi abbiamo 10 milioni di cittadini che in un anno utilizzano i nostri strumenti, fra il portale istituzionale e altre cose. Cerchiamo di avere un rapporto ovviamente con ciò che sono gli strumenti di comunicazione, i media tradizionali, cercando anche di privilegiare quelli che sui diversi territori hanno una particolare rilevanza e formano l'agenda della discussione in quei territori. È ovvio che questo ci pone il tema di avere una PA che sia considerata utile. Noi siamo di fronte a un periodo storico in cui la PA viene considerata spesso dannosa, perché rallenta, perché non capisce la velocità del tempo, perché non riesce a dare risposte omogenee, e la nostra sfida è proprio questa, di costruire una PA che invece sia smart e che sia in linea con la velocità dei tempi, sapendo che noi corriamo non con uno ma con due gambe legate. Una volta all'oratorio si giocava la corsa dei sacchi. A volte, se dovessi dire, il lavoro che noi facciamo è proprio cercare di correre dentro in un sacco che ti lega, perché l'insieme di norme a cui tutti quanti dobbiamo rispondere è tale che, come dire, blocca molto la possibilità della creatività, dell'iniziativa. La nostra scommessa, anche nel campo della comunicazione, è quello di vedere se riusciamo a trovare delle nuove modalità con cui noi riusciamo a esprimere vicinanza, semplicità della pubblica amministrazione, capacità di rispondere ai problemi. In modo particolare, per esempio, noi abbiamo avanzato e stiamo sperimentando la customer satisfaction per i cittadini che usano i portali dei nostri bandi. Vorremmo fare un portale unico dei bandi, stiamo realizzando un portale unico dei pagamenti per tutta la pubblica amministrazione lombarda. Se tu devi pagare il bollo auto, se devi pagare un ticket sanitario, se devi pagare la Tari di un comune. Cerchiamo di, come dire, trovare delle forme in cui sia semplice per il cittadino pagare un'impresa, così come pagare una tariffa, così come è semplice acquistare una scheda prepagata di AT&T su Amazon, cosa che l'altro giorno digitavo perché vado negli Stati Uniti a fare 4 giorni di vacanze, dicevo, ma la prendo una cosa e mi compare subito Amazon con la scheda prepagata AT&T o T-Mobile o eccetera. Noi dobbiamo arrivare a quella cosa lì come pubblica amministrazione, perché se non arriviamo a rispondere così e ad essere così, difficilmente riusciamo a vincere la sfida dell'utilità della pubblica amministrazione. È questo su cui noi puntiamo, e puntiamo con la formazione, puntiamo valorizzando le esperienze positive, le professionalità che abbiamo nella nostra struttura. Ad esempio, una delle cose che mi viene da ricordare è che noi siamo stati riconosciuti come la pubblica amministrazione che riesce a dare delle risposte in tempo reale ai messaggi che gli arrivano dagli utenti che usano i nostri social o i nostri portali. È un lavoro a volte ingrato, ma che significa per noi molto, cioè la capacità di rispondere c'è, va potenziata e implementata. Dette queste brevissime e banalissime cose, io vi ringrazio ulteriormente, insomma, perché la discussione di oggi e la giornata di oggi mi sembra che sia una cosa importante. Vorrei sottolineare ancora una parola, insieme, che è un po' il leitmotiv del nostro modo di lavorare, o che intendiamo per lavorare, cioè costruire delle proposte insieme ai soggetti presenti nel sistema lombardo, sia dal punto di vista della società, del sistema economico, ma anche del sistema informativo e del sistema associativo. Grazie a tutti voi e buon lavoro. Potrò fermarmi poco, come sempre, perché la giornata è tiranna
e lascerei la parola a Papini ringraziandolo ulteriormente. Grazie, grazie direttore. Siamo già in ritardo sulla scaletta di marcia, quindi cedo subito la parola al portavoce del Presidente, Paolo Sensale, per un saluto. Grazie. Già la prima difficoltà digitale, perché non trovavo il tastino, sono veramente all'altezza. Intanto buongiorno, grazie per essere qui a tutti voi. E dando uno sguardo, diciamo, alla platea, vedo tantissime facce amiche, conosciute, con le quali ho condiviso tanto lavoro in questi anni, perché ci tenevo proprio a partire da un piccolissimo, da una notazione, diciamo, molto personale, per dire quanto sono grato a questa istituzione regionale, intesa come nella accezione più ampia, perché io ho avuto la fortuna di poter vivere e crescere l'evoluzione della regione lavorando all'interno dell'istituzione consiliare, in particolare per quasi tutta la mia vita professionale, e però cambiando spesso attività, lavoro, responsabilità, e quindi continuando a imparare da quando avevo 27 anni fino ad oggi che ne ho alcuni di più, imparando e utilizzando naturalmente lo strumento della curiosità, che spero che tutti noi, soprattutto tutti noi che facciamo questo lavoro, utilizziamo nelle nostre giornate. E quindi sono passato a fare il giornalista dell'ufficio stampa, ad avere responsabilità sulle relazioni esterne per il Consiglio regionale, ad avere responsabilità dirette nella comunicazione, a imparare a gestire persone, relazioni e reti, soprattutto grazie a Stefano Rolando, che vedo lì, che sicuramente è una delle persone che mi ha insegnato di più e mi ha dato, diciamo, più possibilità di imparare da solo, buttando, come si fa in genere per i bambini, buttandoli in acqua e impara a nuotare senza avere nessun maestro diretto in quel momento. Penso di aver imparato abbastanza a nuotare, almeno lo stile libero, gli altri più evoluti magari no, però tutto quello che riesco a fare oggi è proprio frutto di questa esperienza molteplice fatta nel Consiglio, e lo dico non per dire ho avuto la fortuna di fare questo e questo, ma perché mi ha dato la possibilità di avere una, diciamo, capacità di integrare una serie di funzioni, una serie di responsabilità, una serie di modalità di lavoro che andavano dall'attività più giornalistica a quella più relazionale, a quella più progettuale, agli eventi e così via. Quindi oggi mi sento, diciamo, una responsabilità in più, perché facendo questo lavoro con il Presidente della Regione riesco, diciamo, quasi automaticamente a mettere insieme queste necessità e a provare a dare risposte che siano diciamo, comprensive del diverso modo di vedere non solamente nel rapporto con i media, insomma, questo intendevo dire, ma proprio di avere sempre in testa una complessità, che è quella che serve a rendere anche le azioni che la Regione fa. Per non ripetere, visto che Alessandro ci diceva che il tempo è già abbastanza stretto, colgo due suggestioni che Superti ha già detto nella sua introduzione, che poi sono due motivi per cui ci interessa tantissimo dialogare con il mondo della comunicazione, con le associazioni, ma anche con i singoli professionisti che sono nelle singole istituzioni che fanno grande questa regione, dai comuni alle province, alle aziende sanitarie e così via. Ed è la parola dialogo, secondo me, è decisiva. È decisiva almeno su due aspetti importanti della nostra azione politica quotidiana. Dialogo sulla questione dell'autonomia, sul tema dell'autonomia, che non è un tema di bandiera, ma è un grande tema di rivoluzione e di miglioramento di questo Paese, che parte non a caso dalla parte più matura, diciamo, su questo tema istituzionale del Paese, ma che si rivolge a tutti e quindi è inclusiva per sua natura, non è esclusiva. Questa sfida ha bisogno di verità e quindi ha bisogno di dialogo, condivisione con tutti i soggetti che hanno responsabilità nella comunicazione verso i cittadini.
Questa è la sostanza del messaggio che noi vogliamo dare, che l'autonomia per noi è un percorso costituente, è un nuovo percorso costituente che nella nostra regione si rivolge in primis alle province che vanno rilanciate dopo troppi anni di difficoltà, alle amministrazioni comunali e così via. Quindi per noi questo è un percorso che va fatto insieme, senza diciamo un atteggiamento verticistico, ma con una disponibilità al dialogo che deve essere di tutti noi. La seconda sfida, che sostanzia anche questa, è quella appunto della semplificazione cui faceva cenno Pierattilio Superti. Anche su questo tema noi abbiamo bisogno di dialogare fra di noi per essere capaci di far capire, di essere diciamo chiari nel dimostrare come sia possibile amministrare, governare le complessità con metodi di semplificazione che ogni giorno fanno risparmiare un'ora, due ore, soldi, denaro, energie alle aziende, alle associazioni, ai cittadini che si rivolgono alle istituzioni. Questo riguarda noi, ma è a disposizione anche qui della nostra rete. Quindi diciamo, la richiesta che faccio, se vogliamo l'appello che faccio, è il nostro dialogo, noi responsabili collettivamente di questi processi, abbiamo una straordinaria responsabilità verso due dell'azione politica della Regione che secondo me, secondo noi, sono assolutamente decisivi. Per questa vostra attenzione a cui faccio appello vi ringrazio sin da subito. Grazie. Grazie Paolo. In sala, Presidente, sono presenti tanti comunicatori di amministrazioni comunali, tanti colleghi delle amministrazioni provinciali e chiaramente colleghi anche della Regione Lombardia. Quindi è una grande sala, è una comunità di comunicatori come dire, non se ne vedevano da un po' e quindi vi ringrazio per la collaborazione che avete voluto portare alla nostra giornata. Prego. Grazie anche da parte mia. Non si accende. Devi spegnere forse. Volevo aggiungere ovviamente oltre al saluto introduttivo qualche velocissima riflessione. Innanzitutto, come è stato ricordato, un contesto ricco di copromotori insieme a Regione Lombardia, che vuol dire un'assunzione di responsabilità, a partire appunto dall'ANCI che rappresento, da Polis, l'Associazione Compubblica, l'Ordine dei giornalisti della Lombardia e tante altre realtà che hanno partecipato. Come amministrazioni comunali siamo stati investiti di questo ruolo in maniera più significativa a partire dalla legge numero 150 del 2000, che ha posto le basi per una, come dire, dignità della comunicazione all'interno delle pubbliche amministrazioni dei comuni. È vero che poi negli anni successivi, soprattutto nella seconda parte degli anni del 2010 venendo avanti, come è stato ricordato, la comunicazione è stata sostanzialmente, in maniera anche draconiana, molto tagliata, molto ridimensionata in termini finanziari. Questo ha voluto anche dire che sovente le risorse anche professionali, oltre che quel minimo di infrastrutturazione che comunque sono fondamentali, trovano molta fatica e molto affanno, diciamo così, nei comuni. Ricordo peraltro che in Lombardia questo tema ha voluto dire anche una fatica a svolgere magari questa funzione, cercando, a mio giudizio, e questo vuole essere un primo pensiero che vi lascio, di utilizzare non solo, come già è stato detto da coloro che mi hanno anticipato, in andata e ritorno la strategia della comunicazione, dell'informazione, cioè per raccogliere informazioni ai cittadini, ma soprattutto darle in maniera completa, chiara e tempestiva. Ma io penso che serve anche a far sì che la comunicazione non venga giocata in termini di banale consenso dell'amministrazione che in quel momento, ecco, sta in qualche modo governando il diverso livello istituzionale, ma come occasione per coinvolgere e per creare fiducia. Perché guardate che può essere questo un momento importante per dare anche verità a quel grande gap che c'è, perché la prima
comunicazione distorta è quella che vede negli enti pubblici qualcosa, come dire, o di burocratici o di lontani o di affaristi in alcuni casi, perché magari singole vicende hanno contaminato un particolare territorio, eccetera, eccetera, eccetera. Allora voi capite che se l'obiettivo non è quello di creare consenso, quello viene anche, perché è giusto che se un'amministrazione fa, se un ufficio pubblico, se un servizio fa, ci sia anche coesione, consenso e riconoscimento, ma innanzitutto occorre che la corretta informazione e comunicazione serva a recuperare anche questo rapporto di fiducia, perché non c'è comunicazione che tenga. Penso quando partono delle fake news, anche, capita anche ai comuni, magari su cose modeste, anche su fatti che oggettivamente sono avvenuti, che non so, in un giorno diverso, una foto postata sui rifiuti che rimane lì per 3 giorni, come se quella situazione per 3 giorni si è protratto, magari mezz'ora dopo è stata risolta. Voi capite che non c'è margine di recuperare un po' in questi termini se non c'è anche un tema anche di fiducia reciproca. Quindi attenzione che questo tema è un tema fondamentale. Dal punto di vista dei temi che dicevo poc'anzi, stiamo anche attenti, ma qualche relatore mi auguro lo affronterà, che c'è per i comuni ma anche per le pubbliche amministrazioni un tema nodale, che è quello che talvolta il tema della comunicazione va a confine con quello delle spese di carattere istituzionale, quelle che sono legate alla discrezionalità, quelle che vanno comunicate alla Corte dei Conti, all'ANAC, al Papa, all'ONU, a tutte queste cose. Quindi il meccanismo è quello che normalmente appena arrivano questi tipi di determine, questi tipi di delibere, si comincia a frenare e allora magari non si usano nemmeno, perché poi succede anche questo, che non si usano nemmeno le risorse che sono a disposizione, perché magari la procedura che pone questi temi al confine tra la comunicazione istituzionale, l'informazione ai cittadini, in genere in qualche modo un po' di paura da questo punto di vista. Attenzione che la comunicazione è un diritto anche da parte dei cittadini, non solo un dovere da parte dell'amministrazione, ma un diritto dei cittadini di averla. Secondo tema che vorremmo affrontare, che stiamo già affrontando con Regione ad altri livelli, è il tema della connettività, perché se, come veniva detto prima, come dire, con tutto rispetto, ma non pensiamo che la comunicazione sia rieditaria, anche se in alcuni casi, per alcune fasce, per alcune situazioni vanno assolutamente bene rieditare tabloid informativi e solo cartacei, vi dicendo, il tema della connettività è fondamentale, anche perché attenzione che oggi, come dire, ogni comune ha a che fare non solo con dei cittadini che magari non risiedono stabilmente in quel comune lungo l'arco delle giornate, questo tema è fondamentale, no? Si muovono centinaia di migliaia di pendolari su Milano, vuol dire che queste persone hanno bisogno di informazioni che riguardano i propri figli, la propria vita, il proprio ritorno, ma normalmente vivono la vita da un'altra parte. Quindi questo tema dell'uso anche delle tecnologie non è solo un tema di strategia, ma un tema di necessità. Il tema della connettività, quindi di un gap che va soprattutto nei confronti dei piccoli comuni lombardi, parliamo di oltre il 43% di comuni inferiori ai 1000 abitanti, il 63% di questi sono in zona montana. Voi capite che anche lì c'è bisogno di avere un diritto all'informazione, all'accesso di quelle che sono le cose essenziali che sono in qualche modo fondamentali. Quindi attenzione che anche questo della infrastruttura è fondamentale, e forse mi permetto di dire, riprendere anche da parte di Regione un minimo di governo di quelle che sono anche le strategie, non solo delle connettività in genere, ma anche dell'uso degli applicativi, della modalità per far sì che le comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni siano più coerenti e meno date alle dimensioni un po' estemporanee di ogni singola amministrazione, può essere importante. Terzo e ultimo, ma è già stato accennato, il tema dell'uso sempre più intensivo dei social media, sia come occasione di far conoscere quelli che sono i servizi, ma mi permetto di dire anche come luoghi nei quali poter togliere dal rancore e talvolta dalla sterile critica quelli che possono essere elementi così di giudizio, e farli diventare all'interno di un percorso che diventi anche un po' partecipativi. Segnalo a questo proposito, e chiudo veramente, che recentemente l'ipotesi, anche il lavoro dei social street, cioè di gruppi che lavorano a partire dal quartiere, dalla sicurezza, dalla coesione sociale, semplicemente la condivisione di informazioni di ciò che accade, completa un'informazione che non vuole semplicemente, come dire, essere un po' curiosa e sbizzarrirsi, ma
costruire anche relazioni reali, che è il vero obiettivo poi, che in qualche modo, o un ulteriore obiettivo che la comunicazione pubblica deve avere. Buon lavoro. Grazie Presidente, grazie per questa sessione di saluti. Passiamo alla seconda parte della prima sessione, che è appunto, arrivederci, grazie. Ci sono posti, tra l'altro, vedo che ci sono persone in piedi, c'è qualche posto, ci sono 400 sedi e giù, quindi di là ci sono dei posti e anche sparpagliati. È una giornata lunga, quindi invito tutti a prendere posto. Passiamo adesso ad un momento di scenaristica. Cominciamo ad entrare un po' nel merito anche delle dinamiche di analisi e invito sul podio Giovanna Maggioni, direttore generale UPA, utenti e pubblicità associati. Grazie. Buongiorno, mi chiamo Giovanna Maggioni e sono il direttore generale di UPA, che è l'associazione delle aziende al 99% private, ma abbiamo anche alcune aziende pubbliche, che trattano della comunicazione delle aziende. Oggi la comunicazione delle aziende, come è stato detto anche prima, è molto più ampia di quella che era nel passato, e cioè non era semplicemente una comunicazione intesa come pubblicità, ma è una comunicazione che va a 360 gradi nel contatto col cittadino. A me è stato dato il compito di trattare un po' la materia del rapporto del cittadino con i mezzi di comunicazione, perché è uno scenario che è cambiato negli anni in una maniera molto forte. Intanto, vediamo se... Ah, di là. Ok. No. La tecnologia, giusto. Ok. No, intanto una prima visione sugli investimenti pubblicitari, come noi siamo abituati a considerarli. Tenete conto che questa cifra raddoppia se pensiamo anche alle pubbliche relazioni e se pensiamo anche a tutte le forme, gli eventi, eccetera, che comportano il nostro mondo. Quindi parliamo di circa 16 miliardi. Quanto incide la comunicazione pubblica intesa in senso lato? Siamo intorno allo 0,6%, tenendo conto di tutta l'Italia e di tutti gli eventi, anche quelli fatti dallo Stato, che comunicano con il cittadino. Una cifra molto bassa rispetto ad altri paesi, penso ai paesi anglosassoni prevalentemente, che hanno invece un rapporto molto più alto. Volevo rassicurare che anche il mondo della comunicazione, quella dei privati, sta calando gli investimenti pubblicitari e quindi non è solo la Regione Lombardia che li sta tagliando, ma in realtà stiamo parlando anche di concetti di ottimizzazione. Perché questo scenario dei mezzi? Per capire anche come con meno soldi, perché questo avviene anche nelle aziende private, si può continuare a comunicare se cerchiamo di ottimizzare e di non sprecare, perché magari pensiamo a metodi tradizionali di investimento pubblicitario o comunicazionale, in realtà oggi il quadro, dicevo, è molto cambiato. Intanto, sono tornata indietro, scusate. Ah, è questo allora, ah, ecco, cioè, questo va indietro. Perfetto. Allora, intanto una prima tavola che ho usato moltissimo dati di ricerche che vengono da Censis e dall'AGCOM, l'Authority per le comunicazioni, perché hanno fatto proprio recentemente delle ottime rilevazioni su come oggi il cittadino si confronta rispetto ai vari mezzi. Quindi ho integrato le due e devo dire con risultati fine 2017 e metà del 2018 molto simili tra di loro. Intanto questo è il panorama di oggi, che non era questo 10-12 anni fa, e cioè durante l'arco della giornata dove il cittadino si informa. Come vedete abbiamo una televisione che ha delle punte massime nelle fasce serali, ma poi abbiamo invece la radio e internet, il primo è la televisione, il secondo è internet, il terzo la radio, che sono invece molto distribuiti lungo tutto l'arco della giornata. Però bisogna anche tener conto di come i mezzi sono evoluti. Qui adesso entro nel concetto un po' dei contenuti, perché i contenuti che vengono utilizzati
sulle televisioni, siano esse di pubbliche relazioni, nei telegiornali piuttosto che di campagne pubblicitarie, hanno avuto un grande cambiamento nel tempo. La televisione, intesa come mezzo tradizionale, è ancora molto forte nella presenza nelle case dei cittadini, però come vedete il valore che la mobile TV o la TV via internet stanno crescendo con una crescita veramente esponenziale. Questo conta molto sui contenuti, e cioè come comunicare al cittadino è diverso da un mezzo tradizionale allo stesso mezzo tradizionale che invece viene usato su piattaforme completamente diverse. Voi pensate che trasmissioni televisive, adesso parlo delle trasmissioni dei broadcaster per esempio, che sono composte da tanti piccoli format che vanno a comporre, il Festival di Sanremo per esempio, sono come tanti piccoli format che vengono molto visti anche, proprio perché piccoli format che poi costituiscono un programma unico, anche sulla TV via internet piuttosto che sulla mobile TV. Programmi molto lunghi, un film viene molto meno visto. Quindi questa evoluzione che vediamo poi un po' in tutti i mezzi, il secondo come vedete è la radio, anche qui si sviluppa una radio sul cellulare o da internet sempre più crescente, mentre resta ferma quella tradizionale. Il problema è la stampa, il press divide è sempre più forte, oggi meno della metà degli italiani legge della stampa tradizionale, e questo soprattutto perché anche i quotidiani online, come vedete, i siti web di informazione stanno crescendo, ma non compensano le perdite che abbiamo avuto sui tradizionali. Mentre abbiamo una crescita molto forte di internet e degli smartphone, e di nuovo torniamo al concetto dei contenuti. Però qui nasce un altro tema, che è quello della cesura generazionale. Vedo persone, qualcuno anche le conosco, che vanno dagli studenti come comunicatori pubblici a persone anche molto anziane, e qui bisogna cominciare, e le aziende che investono in pubblicità lavorano infatti per target, perché non tutti i prodotti vanno bene a tutti, e quindi bisogna cominciare a diventare anche selettivi nella scelta dei mezzi a secondo di coloro a cui si comunica. Un tempo la televisione era trasversale a tutti, oggi lo è, ma sempre meno. I giovani sono sempre meno lettori e sono sempre meno fruitori di televisione, e vanno invece su altri mezzi. Poi vediamo. Qual è oggi la principale fonte di informazione per i cittadini? Continua a essere in maniera molto pesante la televisione, quasi il 50%, qui è informazione, non è più cosa guardano, perché questo è l'altro importante concetto che credo nella comunicazione pubblica vada considerato, e cioè l'informazione, che non è più solo un comunicato pubblicitario alto, è proprio dove ci si informa. Oltre l'80% delle persone accede ai mezzi di informazione, quindi siamo messi bene. Di questi, il 48% usa le news televisive, quindi si informa con le news, il 26% si informa con le news di internet, e così via, sui quotidiani e sulla radio. Quali sono le fonti principali di informazione? Al primo posto resta ancora il telegiornale, al secondo posto c'è Facebook, al terzo posto ci sono le TV All News, e poi i radiogiornali, i quotidiani cartacei e così via. Nei giovani queste voci aumentano, cambiano aspetto ovviamente. Ecco, in realtà abbiamo anche, questo può essere interessante per chi deve comunicare a tutti trasversalmente, abbiamo detto che il 97% delle persone accede almeno a un mezzo di informazione al giorno, però abbiamo anche un 5% di popolazione, che è quella che vedete a sinistra, non informata, un 5,1, che non accede assolutamente nell'arco di nessuna giornata, ma nemmeno nel cosiddetto giorno medio, a una fonte di informazione. Ora, questi cittadini vanno contattati in qualche altro modo. Non è una piccola cifra, è ovvio che c'è una disparità nelle varie regioni dell'Italia, però sicuramente è un fenomeno di cui bisogna tenere conto.
E qui parliamo ancora di accesso ai mezzi anche tradizionali. Quando andiamo poi sui mezzi oggi più tecnologici, questa percentuale aumenta come accesso soprattutto delle persone da una certa età in più in poi. Anche se in realtà tutto ciò che si sta facendo da parte degli enti pubblici, abbiamo visto negli anni, negli ultimi 7-8 anni, abbiamo avuto un aumento che è quasi il raddoppio, di cifre molto basse, della popolazione, diciamo, dai 65 anni in avanti, che sono consumatori molto forti. I pubblicitari purtroppo tendono a considerare fino a 56 anni una persona come utile ai fini degli investimenti pubblicitari. In realtà le persone che hanno oggi più reddito e più disponibilità sono spesso quelle dai 60 anni in avanti. Quindi questo è un fenomeno che va tenuto molto sotto controllo. E qui comincia a nascere, per chi si informa male, perché come vedete da questa slide c'è anche, pur essendo tanti quelli che si informano, c'è anche una disattenzione, si informa male perché è disattento, guarda ma non guarda bene, e qui nasce il fenomeno che ho sentito anche prima, su cui bisogna lavorare molto, delle fake news, della disinformazione e della polarizzazione. Questa tavola è molto banale, dà degli effetti dei fattori individuali sulla fruizione di informazione. Ecco, purtroppo uno dei fattori sono le donne, lo troviamo un po' in tutti i mezzi, sono quelle, non pensiamo alla Lombardia, non pensiamo a Milano, non pensiamo alle grandi città, è uno dei fenomeni che incide di più sulla scarso accesso all'informazione intesa come informazione news, e questo mi dispiace molto. Infatti secondo me anche qui bisognerebbe fare molte campagne perché le donne, non tanto campagne sugli uomini che non considerano le donne inferiori, ma nelle donne di alzarsi invece e cominciare ancora di più ad arrivare ai ranghi a cui molte sono arrivate. Mentre praticamente l'area geografica o la dimensione del comune non ha... sui giovani, come vedete, l'informazione, anche i giovani usano molto l'informazione, però è una divisione dei giovani. Abbiamo dei giovani che si informano molto e dei giovani invece, di nuovo come il caso delle donne, che non si informano per niente. E qui bisognerebbe interrogarsi su dei processi di educazione all'informazione da parte di quella fascia di giovani che oggi sono quelli poi che non lavorano. Infatti vedete che il lavoro è uno dei requisiti fondamentali. Combinazione di media utilizzati, questo è molto importante per i fini dell'ottimizzazione. Oggi una fetta molto, abbiamo visto che il 5% non si informa, e addirittura il 19% non si informa tutti i giorni, quindi il 5% si informa pochissimo o addirittura non si informa, mentre c'è una forte prevalenza nel informarsi tutti i giorni, e sono le fasce più alte della popolazione, su tutti i mezzi. Vedete che la combinazione di media tradizionali, almeno uno, e internet è molto forte. Questo permette l'analisi, io vi ho portato una tavola, ma tutto lo studio, che tra l'altro è reperibile questo sul sito della GCOM, vi dà anche poi tutte le declinazioni per target, e così per età, sesso, eccetera, permette un'ottima ottimizzazione, cioè fa rendere sempre di più un investimento che va magari appunto decrescendo. In realtà non stiamo parlando più di multimedialità, ma di transmedialità, perché come vi dicevo prima bisogna partire dai contenuti per passare poi a declinarli sulle varie piattaforme. Non pensiate che lo stesso contenuto, questo ve lo dico per esperienza delle aziende che investono quei famosi 8 miliardi più gli altri 8 da privati, ma bisogna declinarli sulle singole piattaforme, quindi il contenuto, il modo di parlare è molto diverso da mezzo a mezzo. Mi avvio alla conclusione. Questa tavola serve, ho visto presenti anche molti operatori locali, è su come il cittadino a livello nazionale o a livello locale si informa. Come vedete, a livello nazionale c'è ancora una forte presenza di televisione, a livello locale il quotidiano, e questo lo vediamo anche nei dati di audience, anche nei dati di diffusione delle copie stampate. Il quotidiano locale ha ancora una forte influenza come mezzo di informazione, più che non sia invece a livello nazionale. Questo conta molto perché quasi tutti voi operate in ambito molto forte locale.
Ecco. Abbiamo visto il valore di internet in termini oggi di proposizione per dialogare, però, e qui mi ricollego alle parole all'inizio, c'è anche un problema di affidabilità dei mezzi di informazione. Anche su questo le aziende usano questi concetti per comunicare al meglio. Nonostante ci sia un calo della TV tradizionale e della radio come mezzo di informazione, anche se ancora abbastanza alto, ma c'è una forte credibilità. La stampa, la televisione e la radio hanno ancora una forte credibilità, compresa la stampa online, oltretutto. Invece abbiamo i social e i siti web, pur avendo una buona penetrazione, hanno una minore affidabilità, questo è detto dal cittadino, quindi questa è un'indagine fatta sul cittadino. Quindi è la soddisfazione del cittadino rispetto ai mezzi di comunicazione. L'accesso all'informazione attraverso fonti algoritmiche editoriali è un altro dei temi, soprattutto dei giovani, dove, come vedete, i social network e i motori di ricerca fanno accedere all'informazione attraverso fonti cosiddette algoritmiche, e qui è uno dei grossi temi che dobbiamo studiare ancora più a fondo. Dopo il concetto ieri del copyright, bisognerà studiare, e ne ho sentito anche ieri sera parlare in un convegno, su l'origine e la sicurezza degli algoritmi che mandano le notizie al cittadino secondo loro logiche, perché dietro agli algoritmi bisogna c'è qualcuno e bisogna conoscerli, quindi. E questo porta effettivamente lo spacchettamento, come dicevo prima, del prodotto informativo a una fruizione frammentata dei contenuti. Questo è quello di cui abbiamo parlato fin dall'inizio, e cioè la frattura generazionale. Giovani e anziani sono sempre più lontani, anche se si stanno un po' avvicinando, però questo vi dice come i giovani dai 14 ai 29 anni, pur tra alti e bassi, perché poi sapete che passano da Facebook a Instagram, a YouTube, eccetera, eccetera, però vedete come, e qui bisognerebbe insistere sulla formazione delle persone da una certa età in su, oggi la facilità dovrebbe permettere questo, perché abbiamo effettivamente un divario abbastanza forte. Questo me lo ritrovo poi nelle tavole successive, ecco questa qui, poi le altre ve le salto perché siamo fuori tempo altrimenti. Vi ho portato questa perché come cambia il comportamento nell'epoca della disintermediazione digitale, era un po' il tema di apertura. Sbrigare pratiche con uffici pubblici. Allora, sono andata a guardare un po' di dati. In Europa il 48% dei cittadini interagisce con uffici e autorità pubbliche, in Italia il 24%, il 16% di sbriga pratiche con uffici pubblici, è molto basso, c'è molto da fare, ci sono nazioni che avevano come noi e sono passate nel giro di 5-6 anni, proprio perché hanno investito in questo, a raddoppiare se non a triplicare. Addirittura scaricare documenti in Europa è circa il 30%, in Italia il 15%. Credo che tanto le tavole le lascio tutte, questa direi che possiamo saltarla. Ok, poi qui vedete la disintermediazione. Adesso c'è solo l'ultimo tema, così concludo. Che cosa ho trovato di interessante nel partecipare a questo convegno? Che sempre di più ho notato che si stanno applicando un po' le regole tipiche della pubblicità da parte del comunicatore pubblico. Quindi sono più ottimista dell'intervento iniziale. Da cittadino lombardo, oltretutto sono nata a Milano e quindi sono proprio lombarda in tutti i sensi, trovo che ci sia stata un'evoluzione molto forte in alcuni temi. Uno, quello di una relazionalità consapevole, cioè mi sembra di vedere nell'amministrazione pubblica, di qualunque genere sia, una maggior relazionalità consapevole. Questo vale molto nella pubblicità, perché nella pubblicità dei prodotti, se un prodotto non comunica
la verità, non comunica il suo vero valore, state sicuri che il cittadino la compra una volta, due volte, la terza volta, se non corrisponde a quello che prometteva non lo compra più. Quindi questa è la cartina di tornasole. E che fa paio con la trasparenza comunicativa: se succede un evento dovete comunicarlo, dovete dirlo, certo con tutte le cautele del caso, ma non si può tenere al cittadino nascosto qualche cosa. Un dialogo collaborativo è un altro dei temi che oggi le aziende stanno usando tantissimo, soprattutto grazie a internet, nello scambio di opinioni. Poi è vero che bisogna avere i nervi saldi quando ci sono le fake, però vanno anche queste dominate. Le aziende stanno mettendo in piedi strumenti per combatterle. Sapete quante aziende sono state messe in luce al consumatore negativamente, ma dalla stessa Wikipedia, non voglio parlare dei social, cioè... La disintermediazione totale è un grande valore, ma è anche un grande limite, anche un grande problema. Se un cittadino o un consumatore vuole fare un danno a un'azienda, ci mette un secondo. L'azienda deve avere le capacità di reagire subito a questo, e così deve farlo l'amministrazione pubblica, io chiedo. E poi, ultimo tema, che però ho sentito che la Regione Lombardia fa, è la soddisfazione del cittadino, cioè il CRM. Per le aziende private la soddisfazione del consumatore in questo caso è fondamentale, perché il prodotto si vende così. Credo non per trasformare la comunicazione pubblica o gli enti pubblici in prodotti, ma deve seguire delle logiche molto simili, e ho sentito che il CRM è una delle leve. Se no allontaneremo di più invece di avvicinare il cittadino. Grazie mille. Grazie Giovanna per questo bello scenario. Io comincio ad invitare sul palco i relatori della sessione delle 10, sono le 10:29, quindi dovremo correre per accelerare. Francesco Di Costanzo, presidente di Pia Social, Fulvio Matone, direttore generale Polis Lombardia, Piercarlo Sommo, segretario generale dell'Associazione Italiana Comunicazione Pubblica, Rita Palumbo, segretario generale Ferpi, Rinaldo Credaelli, segretario generale ANCI Lombardia. Ci siamo tutti. Perfetto. Ci autotoglieremo 10 minuti per consentire poi di fare la pausa pranzo a tutti quanti. È una giornata molto scandita da sessioni una dopo l'altra, e quindi chiedo già ai relatori di stare nei 5 minuti e tentare di fare due giri di confronto. Partirei da quanto abbiamo visto finora, dalla presentazione che ha prodotto stimoli importanti e interessanti considerazioni, per chiedere a voi, sostanzialmente, che siete un po' il riferimento di diversi mondi di comunicatori, ANCI parlerà per conto dei comunicatori locali, ti toccherà questo compito. Un giudizio appunto su ciò che sta succedendo in Italia in questo momento. Noi siamo arriviamo da una decina d'anni di tagli concettuali e anche fisici sulla comunicazione. Il famoso decreto Monti, che colleghi della provincia ricorderanno, ci abbiamo scritto un libro con Angelo De Vivo, che tagliò dell'80% le spese effettive di comunicazione degli enti pubblici, ha rappresentato un momento di stop al percorso che con la legge 150 si era avviato di rafforzamento e di inserimento della funzione della comunicazione pubblica dentro alle istituzioni.
dal 2010 questa cosa si è fermata, ha, come dire, rallentato, ma non ha rallentato solo dal punto di vista appunto numismatico, solo dal punto di vista dei tagli alle spese, ma è mia sensazione che abbia rallentato proprio dal punto di vista della cultura comunicativa, che nei 10 anni precedenti viveva di momenti di confronto importanti. Ci ricordiamo il COMPA, ci ricordiamo grandi forum sulla comunicazione, e che invece negli ultimi 10 anni si è piano piano spenta. Allora, il senso di avervi allo stesso tavolo con una, come dire, chiaramente logica diversa, con una, come dire, prospettiva diversa, è per me fondamentale per capire come fare ripartire questo processo e come fare ripartire questo meccanismo che dalla, come dire, affluenza in sala è molto sentito. Quindi comincerei con il segretario dell'Associazione Italiana Comunicazione Pubblica per un commento e per una considerazione. Grazie. A posto. Io sarò piuttosto duro perché sono, cioè, in Piemonte sono il decano dei comunicatori pubblici, sono il più vecchio comunicatore pubblico in servizio, per cui questa storia l'ho vissuta dall'inizio. Comunicazione pubblica, sono entrato l'anno dopo della fondazione. Direi tagli. Dunque, tagli. I tagli sono dovuti un po' alla mancanza di fondi, un po' i tagli sono dovuti a dei politici che hanno fatto anche un po' i furbetti. Perché? Perché la Corte dei Conti ha detto più volte che le spese di rappresentanza sono una cosa, le spese di comunicazione sono un'altra, sono due cose ben diverse. Ben diverse è per un comune fare 4 pullman per il gemellaggio e spedire i cittadini dall'altra parte del mondo e invece pagare una campagna di comunicazione per la pulizia o altre cose del genere. Purtroppo queste cose sono state mescolate più volte facendo dei guai, dei grossi guai. Questo deriva un po' da un errore della legge 150, un errore in buona fede. Tra l'altro tra i relatori qua c'è anche oggi Stefano Rolando, che è uno dei padri di quella legge, ne parlavamo proprio qualche mese fa in un altro convegno. La legge purtroppo ha avuto, qui c'è un rappresentante ANCI, avrebbe dovuto essere attuata con attenzione facendo delle distinzioni fra i vari enti, perché quando noi diciamo ente pubblico parliamo di 11.000 enti pubblici che vanno da un comune che c'è qua in Lombardia, che era più piccolo, che è Morterone, che ha 33 abitanti, che ha un dipendente, a ministeri che ne hanno 400-500.000. Quindi le strutture di comunicazione devono essere fatte in quel modo. Secondo, possono essere dilatate con molte persone e frazionate in più professionalità e più uffici, o essere una persona unica che fa questo, o essere un ufficio di più comuni o più enti. Questo non è stato fatto, è stato fatto male e poco. Non ci sono linee guida, sono mancate, un po' il pezzo che è mancato di quella legge, perché in quel momento quella legge era stata fatta col consenso di tutti e come padre avevamo un po' il dipartimento editoria della Presidenza del Consiglio e questo ci aiutava. Purtroppo quel discorso fu interrotto, purtroppo Stefano Landon doveva dal di quel dipartimento e la politica cominciò ad agitarsi e a complicarsi e quindi è mancato questo pezzo. E poi c'è stato un pezzo che è stato la storia dei portavoce. Noi i portavoce l'avevamo messi in quella legge perché separassero attentamente la politica dalla comunicazione istituzionale. Questo non è avvenuto, anzi hanno invaso. Sono stati fatti malamente, il fatto che non hanno professionalità richiesta, anche questa è una questione molto curiosa, che ha portato avanti mille cose. C'è un sacco di gente che il portavoce si è preso parenti, cugini, amici, invece di fare quello che doveva. Questo è un altro dei grossi problemi. Il momento adesso, secondo me, è molto buono per rilanciare il discorso, perché finalmente ci sono i profili professionali. Sono esattamente 19 anni che li aspettavamo, però attenzione, anche questi profili devono essere applicati bene. Non confondiamo contenitori e contenuto.
Quindi non cominciamo di nuovo a sconvolgere strutture, vediamo di utilizzare il vecchio impianto, attualizzarlo, perché quella legge prevedeva già tutta una serie di sviluppi, anche integrata con la circolare Frattini, che è ancora attuale adesso. Vediamo di riempire con queste cose. E ovviamente i profili sono anche da vedere attentamente cosa c'è. Bisognerebbe che un ente centrale, il Ministero, facesse un censimento, perché nel frattempo ci sono stati moltissimi pensionamenti e movimenti. Inoltre calcolate che speriamo che con l'apertura dei profili ci siano assunzioni, perché tra l'anno si vanno a coincidere, il prossimo anno è un anno cruciale, perché al di là del quota 100 che ha accelerato i pensionamenti, il prossimo anno è la fine dei 5 anni della legge Fornero, per cui ci sarà un esodo enorme. È un momento buono sia per riassumere e inserire gente giovane, perché noi purtroppo siamo terribilmente vecchi. Calcolate, io ho fatto una selezione di personale per l'ufficio di relazione pubblico nel mio ente, alcuni mesi fa si sono presentati in 15, una aveva 45, le altre avevano più di 55 anni. Questi sono in molti enti il livello questo, quindi abbiamo a inserire nuove professionalità e assumere finalmente comunicatori pubblici, grazie al profilo, con le lauree e i titoli di studio in comunicazione, perché tra l'altro le facoltà di comunicazione italiane, io le frequento molto e insegno anche un paio, forniscono dei comunicatori pubblici veramente bravi, dei comunicatori che non sono utilizzati, che devono essere inseriti. Vedo laggiù il professor Scamuzzi, che è appunto della Facoltà di Comunicazione di Torino, il vicerettore, ha detto alla comunicazione dell'Università di Torino, che può testimoniare il valore dei nostri laureati che è ancora poco utilizzato, e la pubblica amministrazione ne ha un bisogno, concludo il mio intervento ma non voglio prendere troppo tempo, col fatto che mai come ora c'è una frattura fra cittadini e pubblica amministrazione. Solo una comunicazione ben fatta, imparziale, istituzionale e democratica può ricucire questa spaccatura tra cittadini e pubblica amministrazione. Grazie. Grazie. Francesco, voi siete l'associazione forse più giovane seduta a questo tavolo, però piena di diciamo giovani e che probabilmente mescola di più il mondo dell'informazione con il mondo della comunicazione. Infatti siete portatori di una istanza forte di superamento della 150 verso la 151. Ci racconti un po' il vostro punto di vista? Sì, allora intanto vi ringrazio Papini e tutta la Regione Lombardia, perché questa è una grande occasione, e credo, riallacciandomi anche a quello che ha detto Sommo, che vedere una sala così piena significa che c'è di nuovo un grande fermento intorno alla comunicazione pubblica, cosa che onestamente, come hai detto anche tu, si era interrotta a un certo punto per vari motivi, e sono molto d'accordo su quello che hai detto sulla politica. Noi siamo i più giovani, nel senso che come associazione siamo nati nel 2017, quindi per forza siamo i più giovani, diciamo così, io credo che oggi si debba fare un ragionamento complessivo che non riguarda solo il singolo comunicatore pubblico, ma riguarda tutte le professionalità che fanno comunicazione a 360 gradi e informazione. Quindi lo schema che stava nella 150, per la quale, lo dico anche qui, lo dico tutte le volte perché se no magari c'è un fraintendimento, ringrazio da Stefano Rolando e tutti gli altri che ci hanno lavorato, io non ho partecipato e non ho fatto nulla, quindi non posso che ringraziarvi per quel percorso. Però oggi vedo un nuovo percorso da fare, un nuovo momento di fermento, un nuovo momento di entusiasmo in tutta Italia. Io ho la fortuna con PA Social di andare praticamente in tutta Italia, trovo grandissimi professionisti straordinari che fanno un lavoro eccezionale di comunicazione e informazione, e con grande onestà non vedo tutta questa differenza nel lavoro quotidiano. Ognuno ha la sua professionalità, le professionalità vanno ovviamente garantite, tutelate, tenute per quello che sono, ma integrate al massimo. Integrate al massimo perché il cittadino, soprattutto con l'avvento dei nuovi strumenti di comunicazione, nuovi tra virgolette, perché
anche Facebook inizia ad avere la sua età, per esempio, non fa più differenza, non gli interessa se tu gli dai il servizio, l'informazione, la comunicazione, se organizzi un evento o altro, se lo fa il comunicatore, il giornalista, il social media manager, l'esperto di digitale, l'IT, l'organizzazione di eventi e via dicendo. Gli interessa la qualità del servizio, dell'informazione, se è possibile la velocità di risposta, potervi, tutti noi, insomma istituzioni, settore pubblico, trovarvi su questi strumenti e avere la garanzia che magari io ho bisogno una volta l'anno, ma quella volta l'anno voglio una pronta risposta, un servizio di qualità e via dicendo. Per farlo ci sono tantissime cose da fare insieme, non da fare singoli comunicatori pubblici, singoli giornalisti, singoli signori nessuno, che sono le nuove professionalità che non hanno alcun riconoscimento né come comunicatore né come giornalista, i social media manager e tante professionalità del digitale che non abbiamo il tempo di affrontare singolarmente. Università, tutti questi mondi devono andare avanti insieme. Noi abbiamo organizzato recentemente a Roma un evento dedicato alla 151, pur sapendo che non può essere una legge 151, ma è per capirsi, ripeto, non per criticare il lavoro che è stato fatto nella 150, ma perché sono passati praticamente 20 anni, il mondo è cambiato completamente, l'attività quotidiana di tutti noi è stata stravolta, non perché lo dico io, ma perché ci sono strumenti che hanno un impatto straordinario e noi ci dobbiamo prendere tutti l'impegno di usare, utilizzare al meglio le straordinarie potenzialità positive che hanno questi strumenti. Strumenti che i cittadini richiedono, che sono straordinari strumenti di servizio pubblico e sui quali servirà sempre di più la professionalità del comunicatore, del giornalista, del nuovo comunicatore, nuovo giornalista, nuova professione del digitale, proprio perché vanno saputi usare bene. La quantità non basta, serve la qualità, dobbiamo sapere con quale linguaggio, con quale metodo di dialogo, di interazione portare avanti il rapporto con il cittadino. Anche qui non faccio l'elenco, le social media policy, le professionalità da impiegare, l'organizzazione che serve per poter dare un servizio su questi strumenti, i compartimenti stagni che, come diceva anche Piercarlo, mettevano dentro anche la figura del portavoce. Noi ad esempio nel nostro modello organizzativo, nella nostra proposta di modello organizzativo, abbiamo tenuto fuori il portavoce, proprio perché il portavoce è una figura che riguarda la politica, che ha il diritto di scegliersi il portavoce con modalità, insomma non stiamo a entrare su questo, però è un'altra cosa e quindi noi l'abbiamo tenuto fuori. Abbiamo proposto un ufficio comunicazione stampa e servizi al cittadino, che al di là del nome si può discutere, cambiamo tutto, ci mancherebbe, però è per far capire che oggi quando Regione Lombardia o chiunque altro va su Twitter, su Facebook, su Instagram, pensate alle chat che sono il futuro e anche il presente, perché hanno un rapporto talmente diretto col cittadino che, come dire, ci danno straordinarie opportunità. Ma quando io vado lì anche semplicemente a rispondere a un cittadino, in quel momento sto facendo un sacco di cose che oggi sono divise nelle nostre PA in tantissimi uffici, in tantissime funzioni, che spesso, questo lo dico, magari non è il caso della Lombardia, però spesso non si parlano neanche, non si conoscono addirittura tra di loro, è successo, lo posso dire tranquillamente, anche in dei ministeri, quindi non è una cosa che riguarda il piccolo comune dove magari c'è una persona sola, però riguarda un po' tutti. Il modello, non so se poi ci sarà il tempo, ma nel pomeriggio abbiamo un panel specifico di approfondimento su questo, però il concetto di base è: andiamo tutti verso un'organizzazione da redazione unica, redazione diffusa, dove tutte le professionalità devono essere garantite, aggiornate e sviluppate, ripeto, dal comunicatore pubblico al giornalista, dal nuovo professionista del digitale, e quindi coinvolgere le università perché sono, come dire, il luogo dove
portare dentro poi nuove professionalità. E sulle nuove assunzioni noi come associazione abbiamo chiesto al ministro che quando arriveranno queste benedette nuove assunzioni ci sia almeno un 5% dedicato a profili di comunicazione e informazione, e dico io anche di comunicazione e informazione digitale, perché ovviamente un ricambio serve, però non è una scusa, cioè non è che si può aspettare che arrivi questo 5, 10, 15%. Già oggi, ripeto e chiudo così sto nei tempi, in Italia abbiamo eccezionali professionisti ovunque che ogni giorno informano e comunicano per e con i cittadini. Quindi credo che si debba un po' tutti superare alcune piccole differenze, però in realtà devo dire che a Roma grandissime differenze non ne ho viste, e quindi se lavoriamo tutti insieme forse acceleriamo e ci creiamo tutti un bel futuro, ripeto, non per le singole professionalità, ma maggiori spazi per tutti e il riconoscimento per chi ad oggi non ne ha. Grazie. Grazie Francesco. Il rapporto tra sistema dell'informazione e sistema della comunicazione è un rapporto che in queste ore è al centro di un dibattito importante. Ferpi è schierata su di una logica di difesa della separazione tra i due ambiti, soprattutto osteggiare la proposta di includere i comunicatori dentro IMGI, che è la cassa appunto dei giornalisti, che segue invece l'altra logica di fare un unico calderone di comunicatori e di giornalisti. Ci racconti la vostra posizione e il perché di questa scelta? Sì, la Ferpi l'anno prossimo compirà 50 anni ed è un'associazione che possiamo dire senza falsa modestia che in qualche modo è stata sempre la protagonista delle evoluzioni, delle involuzioni, delle battute d'arresto della comunicazione nella sua complessità. È vero quello che hanno detto tutte le persone che mi hanno preceduto. Stagnazione, io parlerei anche di gap culturale sia del pubblico che del privato rispetto all'importanza che la comunicazione ha nell'organizzazione e nella produzione dell'informazione e della comunicazione verso i cittadini. Ma secondo me la sfida non è soltanto dire questo è il momento per poter parlare di alcuni problemi. Se noi riusciamo a gestire questo momento bene, dobbiamo fare una riflessione anche al nostro interno. E parto dal discorso dei profili professionali che ha detto Sommo da quello che ha detto Francesco un attimo fa. Il tavolo unico, il gruppo unico, la redazione unica. È vero, la digitalizzazione ci ha imposto modelli completamente di produzione del nostro lavoro, ma c'è un dato preciso che a mio avviso è il nodo centrale da cui partire per fare un tavolo comune. La digitalizzazione è stata subita dal mondo del giornalismo, la digitalizzazione è stata intuita e con non pochi sforzi, viene gestita dal mondo dei comunicatori. Noi dobbiamo fare in modo che le visioni del comunicatore e del giornalista, sia nella pubblica amministrazione, a questo punto mi dovete permettere di parlare anche del mercato che rappresentiamo, devono essere allo stesso tavolo per raggiungere obiettivi comuni di valorizzazione delle professioni. È vero quello che dice Di Sommo, che finalmente ci sono i profili professionali, ma è altrettanto vero che è soltanto all'inizio il percorso della certificazione del comunicatore professionale, che stiamo gestendo insieme ad altri player al tavolo UNI, che è l'ente di normazione, che è l'agenzia che rappresenta l'Italia nella
nell'Unione Europea. Quindi che cosa significa profilo professionale gestire la crisi della comunicazione, proporre nuove organizzazioni? Noi siamo d'accordissimo a far sì che finalmente dialoghiamo, ma dando una risposta netta, ma mi farebbe piacere anche invece andare ad entrare nel merito di questa discussione, la domanda che mi ha fatto Alessandro è la nostra posizione dell'IMPG netta al no dell'inserimento dei comunicatori nella cassa di previdenza. Noi non è che con questa posizione abbiamo detto no al dialogo con tutti gli operatori vecchi e nuovi della comunicazione e dell'informazione, abbiamo detto no ad un esproprio forzato della contribuzione tout court nelle casse della previdenza dei giornalisti, che è un istituto che sta attraversando delle difficoltà. Abbiamo fortemente chiesto di poter sederci a un tavolo, come stiamo facendo questa mattina, e questa iniziativa mi auguro sia ripetuta in altre parti d'Italia e gestita in maniera sempre più coinvolgente ed inclusiva tra tutti gli attori, ma abbiamo detto sediamoci per parlare di come le nostre professioni si incrociano, di come le nostre professioni per una corretta comunicazione e una corretta informazione devono avere ruoli e obiettivi di scopo diversi, sia nel pubblico che nel mercato. Noi siamo addirittura, facciamo un appello a far sì che questi tavoli non partano da una convinzione che le regole sono quelle, diciamo, ordinistiche. Noi dobbiamo puntare ad una legittimazione delle professioni della comunicazione, che vedono insieme sia il comunicatore privato sia il comunicatore pubblico. Quali possono essere i risultati? Secondo me, al di là della complessità di questo dialogo che bisogna andare a sollecitare, io credo che la soluzione è semplice. Sarà difficile il dialogo, ma l'obiettivo è comune: valorizzare non soltanto dal punto di vista funzionale ma anche dal punto di vista economico questa professione. Nessuno, sia in questa sala che negli altri dibattiti che stiamo facendo in tutta Italia, è contrario a far sì che l'obiettivo comune sia quello della valorizzazione di una splendida professione. E abbiamo dalla nostra parte finalmente le università. Gli ultimi bandi, anche per la pubblica amministrazione, spero di non sbagliare, anche con l'ultimo governo Monti, per i comunicatori pubblici aveva come requisito quello di tutte le altre lauree, dall'ingegneria all'economia, alla sociologia, mancava quella della comunicazione. Quindi che cosa significa questo? Significa che il nostro paese, il nostro sistema, ha un gap culturale rispetto a quello che è l'importanza strategica di questa professione. Quindi se noi comunicatori, anche se da diverse angolazioni di analisi del problema, partiamo dal basso, come per il caso dell'IMPG, partiamo prima a salvare la previdenza e poi andiamo a parlare delle nostre professioni, e ci rendiamo conto che così stiamo facendo il gioco di chi non vuole che la comunicazione sia un asset strategico sia per la pubblica amministrazione che per le imprese. Quindi tocca a noi dare insieme, e questa parola per me è importantissima, insieme, perché da soli non si fa nulla, con diverse impostazioni, con diverse dialettiche, sforzarci di arrivare ad un obiettivo comune. L'altra cosa che diceva, e poi mi taccio subito, la differenziazione degli obiettivi di scopo tra l'informazione giornalistica e la comunicazione sia pubblica che privata è stata anche riconosciuta dall'antitrust, perché nella pubblica amministrazione anche delle funzioni che sono prettamente esclusive di professionalità e competenze del comunicatore, quindi non del giornalista, nei bandi, con una superficiale applicazione della 150, sul superficiale metteteci la parola che volete voi, il requisito per fare gli eventi è quello dell'essere iscritto all'ordine dei giornalisti. Allora qui qualcosa non funziona. Apriamo l'ordine dei giornalisti? Proviamoci, parliamo, non lo so, non c'è nessuna preclusione. Dobbiamo andare a versare alle casse dei, dei,
dell'INPGI, e come facciamo? Noi non abbiamo un contratto di lavoro, noi siamo dipendenti, se siamo dipendenti delle imprese private, con contratti di settore. Chi sta in una situazione, chi sta in Eni fa il comunicatore, però c'è il contratto dell'energia. Come fa l'INPGI a prelevare quel soggetto? Quindi anche quando si fanno delle proposte bisogna avere la consapevolezza e anche il coraggio di andare a leggere il contesto per poi andare a fare un percorso insieme. Mi taccio. Grazie. Ovviamente poi lascio al secondo giro gli eventuali commenti o repliche, se ce ne fossero. Redaelli, la comunicazione pubblica locale è probabilmente il punto di maggior sofferenza in questi anni, perché mentre le grandi istituzioni e le grandi PA sono in grado di, diciamo, risolvere e rispondere alla logica dei tagli e alla logica dell'aggiornamento professionale e dell'utilizzo degli strumenti, le PA locali invece sono spesso in sofferenza, perché il comunicatore abbandonato, senza risorse, a volte anche, come dire, marginalizzato e non, come dire, valorizzato, ma oggetto di una pressione anche della politica, se prima era sostenuto dalle organizzazioni e da questo movimento culturale in crescita, con il rallentamento del percorso, a mio parere, rischia di essere veramente in sofferenza. Come facciamo per sostenere ed aiutare i comunicatori locali? Buongiorno a tutti. Intanto, prima di me sono intervenuti il mio presidente innanzitutto, l'avete ascoltato, il dottor Superti, che è stato collega per me per tanti anni, quindi sicuramente non ripeterò le cose che hanno detto loro, e voglio però parlare un po' più di pratica, di qualcosa di più di concretezza, perché allora, come sapete, più di 1000 comuni su 1500 della Lombardia hanno meno di 5000 abitanti, e quando si parla di assumere qualcuno o di incaricare qualcuno per fare la comunicazione, gli amministratori strabuzzano gli occhi e dicono: ma a che serve? Tutte queste piccole realtà, in verità il comunicatore più immediato è il sindaco, sono gli amministratori, e la comunicazione, come sapete, avviene de visu, no? Personalmente. E questo è stato da sempre così, e sarà ancora così, perché il rapporto personale è insostituibile. Però a questo gli amministratori stanno comprendendo l'importanza di avvalersi di tutte quelle professionalità che sono state descritte precedentemente. Cosa succede? Che il principio che il cittadino informato è un cittadino consapevole deve valere per tutti, anche nelle piccole amministrazioni, perché spesso, se un'amministrazione lavora bene, fa cose buone, riesce a mettere in campo il massimo del possibile con le esigue risorse che ha, ma non lo comunica e non informa i propri cittadini, non ha raggiunto al 100% il suo scopo. Tra tutte le attività che le amministrazioni piccole hanno messo in campo in questi anni, hanno compreso che l'unione fa la forza, e quindi della necessità di mettere in comune i servizi, di mettere in comune, di associare i servizi. La comunicazione, sulla comunicazione non è stato mai fatto. E questo sarà probabilmente la soluzione a questo problema, perché evidentemente, se un'amministrazione piccola non può permettersi di incaricare un professionista, può essere che un'associazione di comuni, un insieme di comuni, possa riuscire a sopportare l'onere economico, perché poi alla fine di quello si tratta, di un incarico, una persona che dia quei consigli necessari agli amministratori, perché spesso la società civile, cioè, elegge delle persone che sono magari esperte in tanti settori fulcrali, nevralgici, però raramente
c'è un professionista, un giornalista, un comunicatore che ardisce a ambire a fare il sindaco, e questa è un po' la mia provocazione che farò alla fine. Quindi di conseguenza manca di quell'esperienza, di quella professionalità che invece voi avete acquisito con anni di studio e con esperienza sul campo e con tanti sacrifici, ma con passione, perché questo è l'elemento comune che associa l'amministratore alla vostra professionalità, alla vostra persona. Perché? Perché è solo la passione che vi consente di affrontare tutti i giorni le difficoltà, e come agli amministratori tutti i giorni vi consente di andare avanti e cercare di fare il massimo possibile per la propria comunità. Ci sono diversi modi di fare comunicazione, e spesso e volentieri un amministratore, magari pensando appunto all'innovazione, così si concentra sui nuovi strumenti di comunicazione di massa. Però mi è piaciuto vedere prima la presentazione. Non dobbiamo dimenticarci che la nostra comunità è formata da un sacco di persone che non accedono a tutti quegli strumenti che invece normalmente adesso hanno una diffusione di massa. Quindi la buona e vecchia comunicazione non dobbiamo eliminarla, perché altrimenti rischieremmo di non raggiungere, io dico una cifra forse un po' esagerata, una percentuale un po' alta, ma il 70% dei nostri amministrati. Cosa significa questo? Significa che insieme, è lì che ci vuole la professionalità di qualcuno che capisce che insieme a una comunicazione digitale occorre una comunicazione più pratica, la vecchia bacheca nel paese, piuttosto che il volantino, piuttosto che l'informatore comunale. Ecco, noi a causa proprio delle normative che sono subentrate abbiamo visto in questi anni i comuni non pubblicare più il giornalino comunale, l'informatore comunale, così, e questo è stato un impoverimento della comunicazione rispetto a quelle che sono le necessità di una comunità. Chi mi ha preceduto, così vi faccio un esempio pratico, ma che è una cosa ovvia, ma avete nominato professionalità che l'80% dei nostri cittadini non sanno neanche che cosa significa. Il gap culturale che si diceva prima. Quindi io la cosa che voglio significare è che se davvero riteniamo tutti che la comunicazione è importante, dobbiamo essere capaci di indirizzare su fasce d'età differenti, su persone che hanno una preparazione e una possibilità di accesso ai nuovi strumenti diversificata. Come diceva bene il primo intervento, non possiamo pensare che il legislatore affronti sempre tutte le materie indifferentemente, pensando che vadano bene sia per la città metropolitana che per il comunello della montagna o della pianura. Quindi tutti insieme abbiamo questo dovere, abbiamo il dovere di proporre agli amministratori che verranno eletti. Noi siamo alla vigilia di un turnover elettorale amministrativo molto importante per la regione Lombardia. Oltre 1000 comuni avranno un rinnovo degli amministratori su 1500. Voi capite che, anche ipotizzando che un 300 siano riconfermati, almeno 700 amministratori si troveranno l'impatto di assumere questo impegno. È evidente che se tutti insieme riusciremo a fare delle proposte, anche magari volontariamente così, e non professionalmente, perché se certi percorsi non sono come dire, attivabili, faremo e daremo un contributo a noi stessi, alle nostre famiglie, alle nostre comunità. Mi fermo qui per ora. Grazie. Polis è la realtà che si occupa di formazione, ricerca e mercato del lavoro. Dicevamo prima che ci troviamo in un momento di possibile rilancio della cultura comunicativa pubblica. Allora chiedo a Matone, dal vostro osservatorio, quali sono le leve
da quindi portare avanti per sostenere questo rilancio. Buongiorno, io speravo che Papini si fosse dimenticato di me, perché volevo, ho la preoccupazione di prendere il problema da tutto un altro taglio, anche perché io di mestiere faccio assolutamente il dipendente pubblico e mi piace moltissimo farlo e rivendico un amore pazzesco per questa professione e vedo che in tanti di noi siamo qua, no? E noi quotidianamente abbiamo a che fare con mille altre questioni. Io non so quanti non frequentando il nostro mondo, poi Papini ci ha raggiunto in questi anni, quindi si sarà appassionato anche lui. Se avete mai fatto un impegno di spesa, un certificato di regolare esecuzione, una determina a contrarre, no, tutte queste cose che ci accompagnano. Vedo tanti sorrisi, per cui capisco che incominciamo a parlare una lingua comune, no? E allora, la vera domanda che io mi ponevo è: ma questa spinta della 150, in cui ho creduto, perché io mi sono occupato di comunicazione per 8-9 anni bellissimi dentro a questo ente e ne sono molto felice per chi me l'ha fatto fare, per come abbiamo potuto farlo. Adesso io per principio dirò che mi sono annoiato tantissimo col professor Rolando, perché tutti hanno detto che hanno lavorato bene con lui, invece non è vero, mi lega un'ottima personale amicizia con Stefano, pensando anche a quegli anni in cui abbiamo provato a costruire delle cose grandi insieme, no? Però quella spinta lì non può, a mio giudizio, e qua mi scuso per la franchezza con cui io intervengo sempre, forse per questo che tendono, grazie a Dio, a non invitarmi tanto ai convegni, non può limitarsi al tema dei budget. E capisco il tema dei profili professionali, ma noi siamo al fronte ogni giorno. E lo siamo noi, lo siamo i nostri colleghi che sono alle anagrafi ad affrontare torme di stranieri che hanno tutti lo stesso nome e lo stesso cognome. E lo sono le nostre amiche che sono nelle sale parto a far partorire persone di ogni razza e tradizione, lo sono i nostri vigili urbani che grazie a Dio mi hanno appena restituito la patente dopo avermela sospesa per 30 giorni per un reato che credo di non avere fatto, ma comunque avevano ragione loro per definizione, cioè lo sono tutti questi soggetti che sono un punto di front end nei confronti della realtà vera, di quella viva. Per cui se la comunicazione di natura pubblica ha il compito sicuramente di mettere in grado di conoscere gli strumenti, i servizi, le opportunità e le circostanze che ci sono, ma c'è anche un compito drammatico che è la gestione dell'ultimo miglio. E l'ultimo miglio lo facciamo noi. E su questo non è che la mia amica Elena, responsabile dell'anagrafe di Bresso, credo che lo faccia ancora, abbiamo studiato insieme, una sorella acquisita, e pensate a Bresso, no? Non è che lei può dire chiamiamo qualche comunicatore pubblico a fare questo mestiere. Quindi c'è anche un tema di contaminazione imprescindibile su cui secondo me si può lavorare tanto, senza togliere tutti i passaggi di prima, ma le competenze sulla comunicazione oggi come oggi non possono restare dentro al recinto dei comunicatori. A mio giudizio bisogna far capire sempre di più dentro la gestione della cosa pubblica la domanda di competenze sulla comunicazione, che non è che migliora il servizio, rende esistente il servizio. Io allora vi racconto un aneddoto. Io vivo tantissimo con la sanità. Giugno scorso una signora aveva appena compiuto 80 anni, nella circostanza la mia mamma, esce dal suo medico di base, mi chiama e mi dice: Fulvio, che bus passa per andare al San Carlo? Scusa mamma, guarda, sono andato dal medico, gli ho fatto vedere le mie analisi del sangue e mi ha fatto un certificato con su scritto ricovero. Quindi io adesso vado a citofonare a San Carlo e mi ricoverano. È il più vicino, così quando mi viene a trovare, magari c'è anche un bus comodo e vengono anche i tuoi figli a trovarmi. È un esempio, ne potremmo fare mille, io non voglio banalizzare, ho parlato di un caso mio. Ma secondo voi un medico di base oggi può prescindere nella sua attività dalle competenze di comunicazione? Un primario, un medico di reparto. Oggi come oggi tutte le competenze di budget il medico di reparto e il medico di base l'hanno dovute assumere, se no gli fanno un mazzo tanto. Invece le competenze di comunicazione no. Allora, o la novità sulla comunicazione si introduce nell'esistenza stessa del servizio, come cultura e come strumenti di accompagnamento,
perché noi viviamo in una condizione di normativa che ci ha via via messo sempre più strati di persone a cui dobbiamo riferire. Abbiamo il capo normalmente distratto, il capo del capo ancora più distratto, lo prendiamo il direttore per definizione è direttore, quindi come me non lavora, cosa volete che guardi? Però gli devo mandare tutto. Poi io devo mandare la Regione Lombardia, 75 adempimenti ogni giorno, sono un ente di Regione Lombardia, vuoi non mandare alla Corte dei Conti? Vuoi non mandare all'ANAC? Non, vuoi non mandare all'Audit? Io faccio 1100 documenti ogni giorno, ma del fatto che io abbia concluso il ciclo di un servizio che è andato efficacemente a quello di cui ce l'aveva bisogno, non mi controlla nessuno. Ma se esiste il ciclo della valutazione della performance, perché non facciamo anche una bella mozione comune? Perché nella performance di ciascun dipendente pubblico o di ciascuna struttura di dipendenza pubblica ci sia anche la capacità di costruire una progettualità per compiere sia il primo miglio della conoscenza della norma e dell'opportunità, sia l'ultimo miglio della fruizione? Perché è su questo che noi cambieremo le competenze. E i comunicatori saranno ricercati assolutamente per costruire questi strumenti. Perché dobbiamo far aumentare, a mio giudizio, la fame degli enti di essere capace di fare cose di questo tipo attraverso competenze che sul mercato ci sono. È lì che io avrò bisogno di gente che mi fa questo piano e di gente che mi sappia fare formazione, sviluppando anche una capacità di contaminare il sistema pubblico dei temi della comunicazione. Perché altrimenti io quello che temo e quello di cui io non mi sento di rientrare è il tema del recinto e dei budget. Perché è tutto vero, ma noi ogni tanto è come se dovessimo accordare la musica che noi facciamo come dipendenti pubblici con la realtà del contesto di mercato in cui lavoriamo. E io ho degli esempi molto interessanti da questo punto di vista, perché il mondo pubblico è pieno di gente che, se poi avesse anche le competenze della comunicazione, correrebbe. Vi rubo un minuto soltanto per raccontare una storia bella. C'è un ATS di Milano, della Lombardia, della prima periferia lombarda. Non vi dico quale, anche se li possiamo vedere con la formazione che facciamo a tutti i corsi manageriali, dove praticamente hanno preso tutti i dati che avevano nell'ATS, prescrizioni mediche, e hanno scoperto che c'erano 70 pazienti che non vedevano da tempo e che, a giudizio di tutti i dati, in quel momento lì avrebbero dovuto essere critici. Hanno preso 4 infermieri, l'hanno messo fuori turno e gli hanno affidato quei 72 da andare a cercare. Allora, questa è la chiusura di un servizio, no? Io dico che questi sono emblemi dove la comunicazione è una parte, ma può essere utile e fedele elemento di costruzione per questi aspetti di novità. Se io non rinnego il fatto che si debbano formare delle competenze di natura sostanzialmente formate sulla comunicazione da mettere negli enti pubblici, io credo che la nuova frontiera sia la contaminazione, e deve essere una contaminazione chiara, positiva ed assolutamente efficiente ed efficace rispetto al risultato. Perché guardate, e qua concludo proprio da burocrate, quale sono la vera battaglia di chi fa comunicazione nell'ente pubblico? È una sola, è contro quella tremenda maledizione. Sapete qual è? È la prassi. Perché la comunicazione combatte con la prassi. E quindi, ma se io ho sempre fatto così, ma perché devo cambiare? E questo è un tema culturale. Per questo la comunicazione, secondo me, quando entra nel sistema, può squartarlo, perché ne documenta la sua efficacia rispetto alla natura ontologica dell'amministrazione stessa. Perché lo scopo della comunicazione pubblica è partecipare al valore pubblico che un ente pubblico deve costruire. Non è fare altro, è dare corpo a questo valore. O noi ripartiamo da questa centralità, oppure il timore del recinto ci fa essere perdenti. Questa partita, se vissuta così, secondo me è già vinta in partenza, perché cambia oggi il modo con cui da domani lavoriamo. Scusatemi la franchezza. Grazie. Allora, stiamo chiudendo. In una parola chiave, che cerco di darvi io dal vostro intervento, quindi ditemi se ho capito bene o se non ho capito bene, il senso della vostra visione di prospettiva sulla comunicazione pubblica. Allora, sommo, competenza e comunità. Una caratteristica che degli interventi che sono è una molto importante, la formazione. Formazione giusta, ben fatta, sia scolastica sia che successiva. Per esempio, io sono stato docente con Polis,
Il Polis formò i direttori generali delle ASL e chiamò sia comunicatori che giornalisti. In Piemonte hanno sbagliato completamente, come al solito hanno chiamato un giornalista per potergli dare un gettone, così i direttori sono tornati rompendo l'anima con un solito comunicato stampa, mentre la comunicazione è ben altra cosa. Non conosciamo. E nella sanità... E qui è scattato l'applauso dei comunicatori. Grazie. E nella sanità è uno dei pochi posti dove la comunicazione può far risparmiare soldi, perché è l'educazione del cittadino, la formazione. Certo. Purtroppo è così. E tra l'altro, tra i direttori generali, ma anche tra tantissimi, manca questa cultura della comunicazione. Io l'ho sempre detto, lo dico nei convegni, ho 39 anni di servizio, fra un anno me ne vado in pensione. Quando un direttore generale non sa che cos'è la comunicazione e il marketing, va cacciato a pedate, è un idiota. E qui c'è l'ovazione. Francesco, parola chiave, superamento. Superamento, vabbè, tu ti riferisci alla 150, l'ho detto prima, superamento vuol dire aggiornamento, vuol dire trovare un contesto diverso che abbia un obiettivo del presente e del futuro, un'organizzazione diversa, l'inserimento di nuove professionalità e l'integrazione tra le professionalità. Su quello che ha detto Piercarlo ovviamente sono d'accordo, però dico anche che dobbiamo forse superare questa logica che anche sulle parole, no? Perché io mi ritrovo spesso a fare dei dibattiti dove mi dicono te sei troppo per i giornalisti perché magari ci sono più comunicatori, te sei troppo per i comunicatori quando ci sono più giornalisti in sala. La realtà è che via social, e io personalmente lo dico da giornalista, quindi mi dichiaro con tessere al seguito, cioè non sono né per quelli né per quegli altri. Cioè io, sia nella mia esperienza personale, sia per quello che vedo in giro per l'Italia, io tutte queste differenze per cui ognuno deve andare per la sua strada e se possibile marcare sempre la differenza tra comunicazione e informazione, giornalisti e comunicatori, via dicendo, io non la vedo. Secondo me questo tipo di meccanismo culturale va superato, l'avete detto tutti, prima di tutto è un passaggio culturale all'interno delle nostre pubbliche amministrazioni, ma direi in generale nel nostro lavoro, quindi questa è la prima cosa. Poi arrivano tutte le tematiche professionali, organizzative, sugli strumenti, sulla formazione che anche noi ad esempio facciamo, sulla ricerca. Noi abbiamo attivato un osservatorio sulla comunicazione digitale insieme all'Istituto Piepoli, proprio per dire ai cittadini ma voi cosa ci volete trovare qui su WhatsApp, su Facebook, perché poi dobbiamo farli bene ma anche dargli quello che interessa, no? Quindi c'è tutto un lavoro che è molto ampio, che lo ripeto perché magari posso essere anche l'unico a dirlo, ma se lo facciamo ognuno per la sua strada, secondo me non si va da nessuna parte. Serve assolutamente un lavoro comune. Prima si parlava dell'INPGI, dico la mia anche su questo, così almeno l'ho già detta mille volte. La questione INPGI, al di là della questione proprio dell'organismo in sé, è un'occasione per la comunicazione pubblica, perché noi dobbiamo creare, a mio modo di vedere, un polo professionale che integri tutte le professionalità e che, ripeto, vada a creare una redazione diffusa che abbia come obiettivo finale il servizio e le informazioni ai cittadini, che, l'ho detto anche prima, non fanno differenza se uno ha la tessera di giornalista, se è comunicatore pubblico, se è social media manager o se è altro. Quindi secondo me questa deve essere la strada. Il superamento significa, ci siamo già a un tavolo perché siamo già tutti operativi su questo, la politica sta facendo un po' di casino anche in questo caso, però delle cose sono successe, non le elenco, però usiamole per trovare la formula giusta per tutti, la formazione adeguata, ma andiamo avanti. Grazie. Rita Palumbo, allora, parola chiave, connessione pubblico-privato. Sì. Poi risponderai sull'IMCI. Allora, no, io non voglio fare assolutamente botta e risposta. Cercherò di essere super sintetica.
connessione pubblico-privato, connessione tra le professioni, connessione tra le varie espressioni associative, che a mio avviso sono fondamentali. Il ruolo in questo momento di rilancio di temi così tanto complessi come quello della comunicazione come asset strategico deve vedere in prima fila i corpi intermedi come soggetti che aiutano la democrazia del nostro paese. Citerei Mattarella in questo caso. Faccio la sintesi che mi è venuta con una serie di parole che cominciano con la C. Cultura della comunicazione, capacità professionale, credibilità, l'ha detto all'inizio i tre soggetti che hanno introdotto come esponenti della regione Lombardia, competenze, l'abbiamo detto tutti, anche in termini di propositività attraverso la formazione, certificazione delle professioni che ci avvicina ancora di più al mondo del giornalismo, connessione tra varie storie, vari linguaggi, il coraggio di affrontare queste diversità per rendere il linguaggio e l'obiettivo unico e soprattutto i contenuti. Come si fa a coniugare questi fattori che cominciano con la C? Con un tavolo operativo permanente, non su singoli argomenti, perché ancora una volta sul discorso dell'INPGI molti comunicatori sono giornalisti, anche chi parla in questo momento. Non è una contrapposizione tra storie simili, noi dobbiamo andare insieme verso un percorso e il percorso non può partire dalla base, dall'ultimo passaggio che è la previdenza. Il discorso deve partire dalle competenze che si incrociano e che portano ad una identificazione del comunicatore, vogliamo usare la parola contemporaneo, del futuro, decidete voi. Noi dobbiamo fare un percorso insieme, senza imporre nulla né all'uno né all'altro. Questa è la mia proposta, un tavolo coordinato e permanente, non occasionale, su singole emergenze. Grazie, grazie Rita. Redaelli, integrazione sì. Dei servizi? Sì, ovviamente, insieme si può fare, da soli non si raggiunge lo scopo. Questo è l'input che va a tutti i comuni. Io però sottolineo un tema che nella comunicazione non viene quasi mai trattato, ma è indispensabile che tutti gli amministratori tengano conto di questa necessità, quella della comunicazione in caso di crisi. Guardate che è un elemento fondamentale. Noi per fortuna siamo esenti da momenti di catastrofi ambientali, eccetera, però non possiamo dire che non succederà, anche in Lombardia. Quindi infatti uno degli ultimi, comunque la comunicazione diventa strategica e quindi io sottolineo sempre questa necessità che insieme studiamo la disponibilità vostra di dare tutti quei suggerimenti e quelle proposte che vanno inseriti nei piani di emergenza comunali, perché in un momento davvero difficile potrebbe salvare anche delle vite. Grazie. Matone, a te la chiusura sulla parola contaminazione, ovviamente. No, bisogna secondo me provare a lavorare insieme anche rispetto a quello che si diceva adesso, perché la contaminazione passa per una consapevolezza nuova e per un processo formativo che accompagna a vedere che il meglio conviene, no? E vi racconto un ultimo aneddoto di 30 secondi. Ho la fortuna di avere diversi figli e le ultime due sono nate da poco. In uno degli ospedali milanesi la sala del pronto soccorso ostetrico ginecologico è sostanzialmente davanti a un corridoio dove sono tutti i compagni, i mariti che attendono i monitoraggi delle signore, perché normalmente succede questo, no? E ogni donna che arriva deve citofonare e dire il suo problema, perché quello dall'altra parte del citofono apre la porta del citofono del pronto soccorso ostetico ginecologico. Noi tutti, mariti e compagni, siamo davanti alla porta ad aspettare che ci dicano le nostre creature come stanno, quindi c'è un tema di apprensione e si scoprono dei sintomi incredibili che queste povere donne devono dire, no? E io la prima volta che ho visto questo, quando sono arrivato alla seconda, ho citofonato io e ho detto ho mal di testa, con una voce evidentemente poco da partoriente, e mi hanno aperto la porta, no? E il cambiamento passa da elementi, a mio giudizio, tra l'ironico e il vero di questo tipo, cioè che è possibile far diverso ed è possibile vedendo insieme dei processi che cambiano, no?
Dopodiché però bisogna entrare, uscendo dall'ironia, nelle cose vere, cioè la comunicazione in caso di crisi ha dei processi formativi necessari, cosa che noi facciamo ad esempio per i manager, lo potremmo fare anche con ANCI sulle scuole per gli enti locali, se questa è una priorità, perché poi la formazione ha dei costi e credo che in termini pubblici bisogna decidere se ci si aiuta o no, però è anche un costo che una persona da un comune, quando si è in quattro dipendenti, venga a fare il corso da noi, cioè, quindi magari si scelgono i webinar, si scelgono tutte le forme necessarie, però le competenze vanno acquisite dentro dei processi dove la contaminazione possa avere anche delle radici e dei pilastri più solidi. Grazie. Grazie, allora grazie a tutti per questa bella sessione, vi ringrazio e invito sul palco la prossima sessione, che sarà coordinata da Stefania Tamborini. Vi invito Alessandro Galimberti, Presidente dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia, Simona Panseri, Director Corporate Communication and Public Affairs Southern Europe Google, Pogliani, Presidente dell'Associazione Milano Smart City, e Raffaella Pontrandolfi, Digital Communication Manager Matera Capitale della Cultura 2019. Ci sono tutti? In là di uno tutto. Okay. Alessandro Papini, ciao, prego. Ciao Carlo, tutto bene? Chi manca? Nandolfi, Pogliani? Senta, non farti male, eh? Stefania, sei qua tu, eh? Qua. Vabbè, adesso te lo recuperiamo. Comincia tu, dai. Perfetto, buongiorno a tutti, benvenuti, bentrovati. Il mio tema sarà quello appunto di coordinare questo tavolo. Si sente poco. Sul tema della, diciamo, nel contesto della comunicazione pubblica, nel contesto della digitalizzazione, che diciamo chiaramente è uno degli elementi più disruptive rispetto sia a ruoli, professioni, obiettivi, attività e strumenti. Rispetto a quello che è già stato detto negli interventi precedenti, penso in particolare agli dati molto interessanti che ha illustrato UPA, secondo me un elemento fondamentale che vorrei mettere in evidenza e di cui dobbiamo tener conto parlando di digitalizzazione è che nel nuovo contesto dell'ecosistema digitale ci troviamo di fronte non solo a una multicanalità, ma a un cambiamento di ruoli e quindi di pesi. Oggi si parla di empowered customer, empowered citizen. Scusate l'inglese, empowered è una parola difficile da tradurre, ma è molto significativa e ha il senso di chiarire bene quello che è oggi il ruolo e il potere che le persone nel contesto della rete web, dei social media, dei siti, dei blog hanno rispetto al creare e diffondere notizie e informazioni. Questo contesto, cambiato grazie alle tecnologie della comunicazione e al digitale,
ha cambiato e modificato in modo definitivo, il spostando l'ago della bilancia del potere di influenza, dove il peso e il potere di istituzioni, media, imprese, istituzioni pubbliche è calato rispetto a un potere che è incrementato e cresciuto a favore di singoli che sulla rete abitano, si muovono e parlano. Quindi, non gira. Ok. Ecco, per prendere, diciamo, far vedere qualche dato conseguente a questo cambiamento di contesto e che per noi è importante considerare, ho recuperato dei dati di Nielsen che non sono recentissimi, però credo siano ancora assolutamente validi. Se voi vedete questa slide, la domanda posta nel 2015 da Nielsen, e qui il campione è sul nostro paese, quindi sull'Italia, quanto ti fidi delle diverse tipologie di pubblicità? Come vedete, seguendo in senso orario il peso delle fonti in termini di fiducia, abbiamo al 74% i consigli di conoscenti, abbiamo una new entry rispetto a 10-20 anni fa del 64% dei commenti postati online e seguono al 55% i contenuti editoriali e poi siti aziendali e poi i classici, diciamo, canali di comunicazione pubblicitaria. Quindi questi dati sono importanti proprio perché ci fanno capire che fare comunicazione e fare comunicazione pubblica oggi nel contesto digitale, dove sono cambiati i pesi, i ruoli e gli attori, pone una sfida molto significativa, molto interessante alle istituzioni, presentando sia molte nuove opportunità, sia anche evidentemente delle nuove criticità. Quindi io credo che con i relatori che abbiamo oggi sicuramente potremo avere, diciamo, una visione un po' trasversale e una lettura di quelle che sono le implicazioni principali del digitale rispetto alle attività di comunicazione istituzionale. Quindi lascerei la parola a Raffaella Pontrandolfi, che gestisce la comunicazione, responsabile comunicazione digitale per il progetto di Matera, Città della Cultura. E grazie. Che ci ha portato un video, quindi farei partire... No, prima. Il video? No, dopo, okay. Alla fine, grazie. Buongiorno a tutti, io vi ringrazio per l'invito perché è sempre un piacere condividere la straordinaria esperienza che stiamo vivendo a Matera. Matera infatti sta vivendo un anno straordinario, costruito in quasi 5 anni di progettazione e ancora prima in fase di candidatura, quando abbiamo presentato la nostra proposta di Capitale Europea della Cultura per il 2019, che si racchiude nel nostro slogan che è Open Future, quindi un futuro aperto, una cultura accessibile a tutti. È importante partire da qui, perché Matera 2019 non è un festival, non è un insieme di produzioni acquistate e portate a Matera durante l'anno della Capitale Europea della Cultura, ma Matera 2019 è un processo di sviluppo e di crescita di un territorio. La maggior parte del programma e del progetto infatti è composto da produzioni culturali originali, quindi ideate, progettate in co-creazione con la scena creativa locale e il meglio della scena creativa nazionale e internazionale e soprattutto con i cittadini. Quindi un anno pieno di appuntamenti, ma costruito in anni di processi di progettazione e di progettazione condivisi. Entrando poi nel vivo quindi della strategia di comunicazione di Matera 2019, una prima conseguenza di questo approccio è per esempio che le imprese culturali gestiscono autonomamente la comunicazione dei progetti all'interno del programma culturale con un coordinamento di Matera 2019 che fa soltanto da hub e da cassa di risonanza dei diversi contenuti.
un altro approccio fondante è sicuramente quello del web team. Qui la grande intuizione già in fase di candidatura nel 2012, quando l'allora comitato promotore di Matera 2019 organizzò una giornata di formazione gratuita sull'utilizzo dei social network, consapevole che i social network potevano essere uno strumento utilissimo a promuovere la candidatura di Matera, a veicolarne i valori e gli obiettivi. Da quella giornata di formazione gratuita nel 2012 è nato il web team di Matera 2019, quindi i volontari digitali di Matera 2019, un gruppo di giovani convinti che il titolo fosse una vera opportunità di crescita per la città e per l'intero territorio, e che utilizzano i propri account personali e blog e account social personali per veicolare, condividere e approfondire i temi e i contenuti del progetto di Matera 2019. Sono coordinati dallo staff di comunicazione della Capitale Europea della Cultura, gestiscono i social team durante gli eventi, ma soprattutto costantemente approfondiscono attraverso i propri account personali i temi e i contenuti legati al progetto e ai vari progetti del programma, e quindi coinvolgendo amici ed amici di amici nelle conversazioni. Questo approccio ha fatto sì che durante questi anni, costantemente, in alcuni momenti anche chiave del progetto, anche esponenzialmente, la comunità online vicina a Matera 2019 crescesse in maniera appunto costante durante gli anni. Quindi diciamo che il concetto di apertura e di accessibilità vuol dire anche massimo coinvolgimento, e noi ci abbiamo creduto fino in fondo. Abbiamo account personali, blog, pagine delle imprese culturali del territorio, account delle partnership, dei partner europei. Insomma, una moltitudine di strumenti che parlano di Matera 2019. In questo modo diciamo che l'istituzione Matera 2019, alla gestione classica della comunicazione istituzionale, ha scelto, preferisce e continua a preferire il valore e la forza del racconto collettivo. Grazie Raffaella Pontrandolfi, direi un bel esempio, un bel caso di come appunto il digitale può essere interpretato in una logica proprio di apertura e quindi di partecipazione, quella che anche diciamo negli interventi prima si è accennato, no, al concetto di redazione diffusa, ecco, sì. Proprio è il termine forse più corretto. Ti ringrazio, passerei la parola a Marco Pogliani, che ci può raccontare altri elementi significativi e particolari come punti di attenzione nuovi che il digitale ha portato nella gestione di eventi di comunicazione pubblica e istituzionale. Prego. Grazie, intanto è veramente un piacere. Le slide per favore. Per far girare. Sì, scusate, andare avanti è questo. E questo? Ecco, no, troppo, non ce la facciamo. È veramente un piacere parlare dopo Matera. Matera è un esempio straordinario di quello che questo paese può combinare. E può combinare mettendo insieme una capacità progettuale come quella che è stata descritta e facendo diventare un piccolo punto in questo grande mondo in cui viviamo, più o meno bombardati da una quantità di flussi, controflussi, eccetera, estremamente significativo. Matera se lo merita tutto, l'Italia se lo merita tutto. Io ho l'impressione che spesso noi diciamo delle cose, lo dico così, essendo uno che si occupa di comunicazione da tanti anni,
e forse poi non ne prendiamo tutte le conseguenze fino in fondo. Cioè, sono mille temi per cui questa cosa succede, ma certamente la comunicazione, e credo che sia il motivo per cui siamo così tanti qui oggi, ha cambiato veramente natura. E cambiare natura, per cambiare natura bisogna avere la capacità anche di cambiare le slide. Ecco. E questo è un primo passo, cambiare la slide, che è un vecchio tema che c'era anche quando c'erano le diapositive, ma insomma adesso diventa più complicato. E anche parlando di comunicazione pubblica, di comunicazione, di quello che unisce tante persone che sono qua, non si può prescindere dal fatto che noi dentro questa cosa siamo. Cioè, non è che esiste una roba diversa, anche magari un pochino più nobile, anche mentre gli altri si arrabattano. Ecco, nella testa delle persone a cui ci rivolgiamo, anche partendo da Matera, c'è tutta sta roba qua. Nella nostra testa c'è tutto questo. E questo non è irrilevante, perché il digitale, di cui poi ci diranno le meraviglie e le cose, che, di cui naturalmente stiamo assistendo a una fase iniziale, nel senso che internet esiste da un certo numero di mesi, non da centinaia di anni, e che ancora, preda di stregoni di vario genere, di varie cose, eccetera, sembra che abbia completamente cambiato tutto quanto, no? Cioè, una roba per cui uno si alza la mattina e dice: cioè, siamo di fronte a un'era glaciale di nuova, non sappiamo come funziona, e quindi, oddio mio. In realtà noi abbiamo assistito a tante cose, adesso non so se... Abbiamo assistito a tante cose, cioè l'immagine in basso e l'immagine in alto sono già vecchie tutte e due, se devo dire la verità, ma comunque raccontano di un modo di comunicare la politica che è molto diverso, e che è forse una delle foto, quella in alto, più significativa di una rappresentazione fisica, e su questo tornerò, di quello che è la rete, no? Di come alla fine sta benedetta rete, di cui tutti si cercano di trovare, no? In realtà è il posto dove siamo tutti, anche questa è una meravigliosa rete dentro questa cosa che ci unisce tutti, la passione e i problemi che sono uniti da questa meravigliosa professione che noi facciamo, a un certo punto. Ma ci sono anche sempre altre cose che ancora più immutabili sarebbero sembrate, no? E che invece sono cambiate. Ecco, io non so quanto noi siamo messi nelle condizioni di renderci conto. Una volta io ho questa cosa, la sindrome della caverna, e cioè che ognuno di noi, ma lo dico a partire da me, nella vista di tutti i giorni, quando siamo a casa, quando siamo con i nostri figli o quando siamo con i nostri padri, eccetera, viviamo una vita totalmente digitale, perché non riusciamo a star fermi proprio, no? Ecco, normalmente questo, io mi ricordo quando io ho cominciato a lavorare in IBM, e a un certo punto mi hanno detto: siccome lei è un ragazzo sveglio, le facciamo vedere una cosa. Mi hanno fatto firmare un foglio, sono entrato in una stanza buia con una grande luce, c'era una cosa arancione lì in mezzo, e avendomi fatto firmare una cosa di confidenzialità, mi hanno detto: questo è un fax. È stato un momento, perché io sono tornato a casa, mio padre nel 1920, è nato senza frigorifero, ma diceva con una certa cosa, e gli ho detto: ho visto una roba che si mette fuori un pezzo, un carta viene fuori dall'altra parte, il fax. Ecco, sembrano, ecco, però allora io poi sul lavoro, avendo fatto anch'io l'impiegato per tanto tempo, poi ho avuto il mio primo fax, il mio primo PC, il mio primo telefonino, sempre in azienda, perché in azienda era il posto dove, tu assumevi la tecnologia. Ecco, adesso è cambiata un po' la storia, nel senso che tu sei sull'ultima, no? A casa tua sei lì pieno di schermi, di cose, Netflix, di cose, e poi arrivi in ufficio e torni nella caverna. Uno si mette, no, le pelli e comincia ad arrabattarsi con mondi che sono... Allora, è evidente che io lo capisco, io poi continuo a fare il consulente, quindi già ho questa mia piccola libertà. Quando vedo questi uffici, queste cose, capisco che sia difficile ricordarsi del fatto che nel frattempo, per esempio,
queste sono due immagini, adesso devo, mi spiace poi che dicite a San Siro oggi, però dico, sono due immagini, come dire, talmente, e anche Expo, come dire, è stata, abbiamo fatto Expo, francamente, Expo, si può dire tutto, adesso per carità, no? Bravissimi, abbiamo fatto Expo, bravi, però in realtà Expo l'hanno fatta gli italiani, cioè quando gli italiani hanno deciso che Expo era una cosa loro, cioè nostra, ecco, se voi guardate l'andamento dei biglietti, l'andamento dei social, sono esattamente nella loro reciproca proiezione, no? Ecco, però tutto questo alla fine, vabbè, queste sono cose banali, se uno guarda però questa, che secondo me è uno dei documenti che ognuno di noi, ma penso che lo facciate, insomma, sul quale vale la pena di specchiarsi, così come in altre cose, eccetera. Ecco, noi capiamo che dentro, no, in queste cose c'è una piccola lezione, no? Ed è il fatto che alla fine la scuola, per tutti i problemi che ha, eccetera, riesce a scavare dentro di noi comunque l'idea che ci sia, questo sia il posto ancora di un progetto, cioè in questa vita complicata, eccetera. Questi eroi che sono i professori scolastici sono portatori di un progetto, che è quello che vorremmo per i nostri figli, per i nostri nipoti, e questa, la parola progetto è una cosa che scalda qualcosa, no? Il progetto, la parola sicurezza è un'altra parola importante, la parola paternità, che in testa alla classifica ci sono due persone, questo signore qui come Presidente della Repubblica e questo signore qua. Questo signore qua, non devo dirlo io, ma è un sistema di comunicazione, no? Nella quale tutti questi elementi continuano a tornare insieme e, come dire, vengono valorizzati dalla rete, perché poi alla fine la parola chiave di tutto questo è questa, no? Allora io dico solo, poi adesso sentiamo come funziona sul serio, però ecco, se è vero che alla fine siamo noi che facciamo tutto questo, io credo che ognuno di noi sia in grado di riconoscersi in quelle emozioni che sono in grado di unire le persone. E quindi secondo me è una buona cosa che ci ricordiamo di questa vicenda, magari prendendo lo spunto dal fatto che Matera è un posto straordinario, ma se Matera lo racconti come l'ingegner Cane non funziona. Cioè, nel senso che, ecco, spesso ci troviamo di fronte all'ingegner Cane, cioè, nel senso che abbiamo fatto milioni di cose e nessuno ce le riconosce. Certo, se non gli dici perché dovrebbero interessargli è difficile. E per far sì che noi capiamo questa cosa, bisogna passare attraverso quei valori e quegli elementi che sono in grado, attraverso la rete, di fare tutto quell'inferno che è possibile fare oggi. Grazie. Grazie a Marco Pogliani, che ha introdotto altri elementi estremamente, come dire, differenziati ma molto utili da considerare per l'impatto che poi hanno nella gestione e nella progettazione della comunicazione. Passerei la parola a Alessandro Galimberti, Ordine dei giornalisti. I giornalisti sono stati chiamati in causa più volte questa mattina, sia in termini di ruoli professionali, obiettivi, confini, sia in relazione ai dati, diciamo, di calo, no? Sui dati di diffusione e lettura della stampa, che sono comunque un elemento di criticità importante che dobbiamo considerare. Quindi ti lascio la parola. No, ringrazio Stefania e ringrazio anche Marco Pogliani per la fiducia che ripone in me. Magari avessi, non dico una risposta, ma un principio di risposta alle suggestioni che mi pone, però non credo che nessuno le abbia. Io ho delle riflessioni che sto maturando da un po' di tempo, visto che faccio giornalista da 26 anni, prima avevo fatto anche altro, ancora molto più noioso, lui un ingegnere, poi se ho capito male, IBM, non ingegner Cane, no? Ok, vabbè. E nell'ultimo anno e mezzo ho il privilegio di essere al vertice di un ente pubblico importante qual è quello dell'Ordine dei giornalisti, e io cerco di sfruttarlo per ottenere il massimo delle informazioni dal sistema che rappresento, nel senso che mi confronto con tutti e con tutti con l'atteggiamento di chi vuole capire, vuole imparare, e non di chi ha le risposte preconfezionate in tasca. E quindi sto cercando di fare un ragionamento sulla società della comunicazione. È banalissimo dire che è in corso un fenomeno, una tale centrifuga di tutte le cose sulle quali riposavamo,
mi riaggancio prima a Mattone, a quanto diceva Mattone, se Prassi si è sempre fatto così. Ecco, questa espressione terrificante, io un anno e mezzo che me la sento rimbombare nelle orecchie all'ordine della Lombardia, che stiamo cercando di rivoltare come un calzino, appunto perché c'era questo mantra del si è sempre fatto così, va bene così, le cose andavano malissimo, ma formalmente perfette, perché era la ripetizione icastica, iconoclasta, di tutte le prassi che danno sicurezza al personale, che danno, non danno fastidio a chi dirige il personale, a chi lo rappresenta, va tutto bene così, no? Poi, se devo parlare di questa esperienza, visto che oggi lo rappresento, una rappresentazione pubblica totalmente assente, quella dell'ordine, assente dalla città, assente dalle dinamiche, assente dalle istituzioni, assente perché? Perché si è sempre fatto così, il mondo è andato avanti a 2000 all'ora e tu sei rimasto fuori. Allora è evidente che la disintermediazione digitale, che è questo mantra qua, è un'occasione, chiedo scusa a Simona se le giro le spalle, ma cioè, da qualche parte devo torcermi quando parlo. Questa mantra della disintermediazione è stata una grandissima opportunità per tutti, però è stato, siccome il net è cresciuto in determinati modi, con determinati player che erano delle start-up 22 anni fa, oggi sono i più grandi, tra i più grandi monopolisti, duopolisti, tripolisti della storia dell'umanità, lo sviluppo tecnologico, lo sviluppo di marketing, lo sviluppo di questa società è stato talmente veloce che a tutti noi è stato consegnato, sono state consegnate delle Ferrari ed eravamo più o meno tutti incapaci di andare in bicicletta. Ci siamo trovati a gestire delle Ferrari e tra l'altro è stato così democratico che tutti abbiamo potuto sederci al volante di questa Ferrari, che sono gli iPhone piuttosto che i Samsung, i computer, quello che volete, senza che ci fosse una cultura, una preparazione, una capacità, senza prevedere gli effetti, senza avere un'educazione di stile, di comportamento, di linguaggio. E così tutto è successo che questo grande esperimento mondiale che è la disintermediazione si è trasformata, giustamente essendo priva di regole, priva di qualsiasi cosa, si è trasformata in quello che è stato. Ora, e mi sembra che è inutile sottolineare, per esempio, i social, ecco, andiamo i social, che sono il laboratorio straordinario di questa nuova società disintermediata, soprattutto nei neuroni. Il problema adesso è cercare di dominare questo fenomeno. C'è un versante normativo, per fortuna l'Europa l'altro giorno ha demolito sto totem che le regole valgono anche sul web. È incredibile, siamo arrivati 22 anni dopo ad affermare un principio incredibile, che le cose per prenderle si devono pagare, no? Però è un passo, io sono molto fiducioso perché se è stato fatto questo passo, poi arriveremo a quello successivo che è la responsabilità per quello che si fa in rete, e la responsabilità di quello che si fa in rete è in concorso con chi ti dà la Ferrari e ti permette di andare a 350 all'ora anche in un centro abitato. So che questa metafora è a doppio taglio perché uno mi dice, beh, allora dovrebbero arrestare l'ingegner Ferrari per aver progettato le Ferrari, quindi è fuorviante la metafora, ma forse ci sono riuscito a spiegare cosa intendevo dire. Il problema oggi è di educarci all'utilizzo di un mezzo, anche se oggi possiamo fare qualsiasi cosa e non succede niente, possiamo fare una fake news mostruosa e dire che Matera, c'è una cosca a Matera che sta governando questo bellissimo progetto digitale, se io lo faccio con una certa accortezza sono sicuro che domani è la notizia più letta in Google Trends, in Facebook e tutto, quindi è un problema questo, no? È un problema che può succedere di tutto e queste dinamiche poi sono difficilissime da controllare, da controbattere, da invertire, da responsabilizzare. Però io non voglio allargarmi troppo, anche perché poi sicuramente Simona Panseri mi redarguirà punto su punto, ma tanto ognuno rimarrà sulle proprie posizioni, questo lo garantisco. Quindi è un dibattito così, magari fa sorridere qualcuno, no? Però per ridurre insomma questo ambito che si sta allargando un po' troppo a mia chiedologia del mio intervento, dico: qual è il ruolo dei giornalisti? Cosa dobbiamo fare noi? Probabilmente quello di partire dall'INPGI è stata la cosa più sbagliata che si poteva, però è un provvedimento emergenziale e, come diceva prima Rita Palumbo, forse invertiamo proprio l'ordine dei fattori e vediamo come poterci innestare in questo meraviglioso mondo digitale. Bene, io credo che i giornalisti in questo meraviglioso mondo digitale possono fare qualcosa, avere un ruolo, una cittadinanza importante, anche perché alla fine, a differenza di tutti i mitragliatori liberi dei social, un giornalista ha
per fortuna o purtroppo, delle regole di comportamento che sono di deontologia, alle quali è sempre tenuto attenersi e rispettare le quali. Quindi un giornalista è perseguibile se fa sui social, e lo facciamo, ve lo dico perché lo facciamo, se sui social prende delle posizioni, che ne so, prima abbiamo visto sicurezza, migrazioni, discriminazioni, se prende determinate posizioni è perseguibile, no? Almeno c'è una entità paragiurisdizionale che gli dice: guarda, così non si fa, la prossima volta, stavolta diamo la censura, la prossima volta magari ti sospendiamo anche e poi ti buttiamo fuori. La riduco in termini molto banali, ma è così. Però i giornalisti devono anche imparare a capire la logica di funzionamento di questo mondo digitale, che non è per il patentino o per lo status che sei in grado di dire a un'amministrazione quello che deve fare, a Matera come si fa perché rispetto a quando tutti noi siamo diventati, vedo l'età media, siamo diventati professionisti o pubblicisti, insomma è cambiato, nel senso che oggi il mondo, grazie alla meravigliosa tecnologia digitale, e questa volta non è sarcastico, il mondo è responsive, cioè tutte le cose che fa, delle cose che faccio c'è una misurabilità, oltre che qualitativa, posso sempre dirmi che sono bravissimo, ma c'è anche una misurabilità, una misurazione quantitativa delle cose che faccio, perché mi torna indietro. Semplicemente dai social, dal web, da Google, dall'aggregatore di notizie, torno indietro al lavoro che faccio. Il problema è capire il linguaggio, capire che non è più un contenitore astratto e freddo di parole, ma è un contenitore vivo, questo ecosistema, nel quale ha un ruolo fondamentale, ce l'ha l'emotività, l'emozionalità. Certo che trovare un bilanciamento tra contenuti che in quanto giornalisti dobbiamo sempre garantire veritieri, veri, non subdolamente orientati, non trasfigurati, non clamorosamente mentiti e smentiti, certo, tra trovare una narrazione che sia seria e l'equilibrio con una narrazione emozionale, quello è veramente la sfida che noi giornalisti dobbiamo prenderci. Dopodiché posso fare anche dei ragionamenti evolutivi, perché sono assolutamente laico quando cerco di confrontarmi con le questioni. Io credo che la professione in futuro, ma lo è già adesso, dobbiamo semplicemente prenderne atto, non è più soltanto fare il grande inviato di guerra. Guardate, io faccio anche nel mio ruolo, e non solo nel mio ruolo, vado anche nell'università, nei master di giornalismo e la scuola di praticanti che facciamo all'ordine. Alla fine chiedo a tutti questi candidati, che sono ragazzi ma sono anche a volte 30, 35, 38 anni, chiedo qual è l'aspirazione, e ovviamente tutti vogliono fare politica internazionale, inviato di guerra, Premier League, ovviamente queste cose qua, calcio è sempre un must. E poi cerco di dire loro che non è detto che il mercato abbia la capacità di assorbirli tutti, ma che ci sono degli ambiti nuovi da esplorare con la strumentazione nostra, con la cultura nostra, la capacità nostra, lo status nostro, l'abilitazione nostra, per esempio la comunicazione pubblica, anche la comunicazione aziendale, perché oggi probabilmente c'è bisogno di una capacità di racconto, di tenore del racconto, di tenore del linguaggio, che appunto perché il web è responsive e non puoi più permettere di fare il mulino bianco, la ruota che gira, la mamma contenta, i bambini che giocano, perché tutti ti mandano a quel paese se fai una cosa del genere, c'è bisogno di coniugare, forse devo chiudere, la capacità del racconto, il tenore del racconto con le emozionalità. Non guardiamo con sdegno il mondo della comunicazione, perché può darsi, anzi può sempre più darsi, che in futuro noi, le società private, gli enti istituzionali e quant'altro avranno bisogno della professionalità del giornalista, e quindi della sua attendibilità, della serietà, della deontologia, declinata con le nuove tecnologie, uno, ma anche con il nuovo sentiment che la rete richiede, che è l'emozionalità. È una sfida, queste cose vanno guardate in modo laico e cercando di mantenere la propria identità professionale e culturale, quello che volete, in un mondo che sta cambiando. Chiudersi e contrapporsi l'uno agli altri non serve a niente a nessuno. Noi, dico, come giornalisti abbiamo dei doveri deontologici, abbiamo delle carte, abbiamo una formazione che forse ci permette non di guidare, perché tanto nessuno può permettersi di alzare la mattina e dire si fa così, seguitemi tutti, ma di essere un buon esempio per tutti, anche per i comunicatori. Grazie.
Grazie Alessandro, anche tu tra le tante cose che hai richiamato è importante appunto l'ultimo passaggio sull'emozione, l'emozionalità, come già Pogliani aveva evidenziato, che pone un tema che potrebbe essere l'oggetto del prossimo convegno, se ne faremo altri, che è quello del linguaggio. Allora, quando parliamo di linguaggio, per la comunicazione pubblica è una sfida grandissima, grandissima, perché c'è un problema di un'istituzione che parla, c'è un problema di una prassi che purtroppo ci porta sempre in dote un linguaggio burocratico che non è mai stato accessibile, e quindi mi sembra un tema veramente interessante che ci dà lo spunto per anche approfondimenti futuri che considereremo. A questo punto passo la parola a Simona Panseri, Google, che non ha bisogno, credo, di presentazioni, la piattaforma, e quindi per noi è estremamente interessante e importante capire sul tema della comunicazione pubblica, comunicazione istituzionale, il punto di vista di Google. Grazie, buongiorno a tutti, grazie Alessandro per gli stimoli, le sollecitazioni a cui eviterei però qui di rispondere punto su punto. Chiunque fosse interessato a risposte puntuali sarò fuori successivamente. Mi piacerebbe magari far progredire invece la nostra conversazione, perché provo a rispondere in modo un po' più lato, partendo da una delle parole che hai usato. Tu hai detto monopolista, io la leggo come di successo. Perché la leggo come di successo e perché questa chiave di lettura in realtà ci può aiutare anche a parlare del tema dei linguaggi e del rapporto che abbiamo con i nostri interlocutori, i cittadini e le persone alle quali dobbiamo parlare. Perché se guardiamo a che cosa guida lo sviluppo di Google, che cosa ne fa il successo, in realtà è il valore che porta con i suoi servizi alle persone giorno per giorno. Il fatto che le mappe mi portino da qui a lì senza farmi perdere, il fatto che se sto cercando una cosa io la trovi, il fatto che eccetera eccetera, nella vita personale o nella vita professionale. Questo che cosa comporta però anche in termini di quello che facciamo e il modo in cui lavoriamo? Di fatto siamo all'interno di un ecosistema nel quale c'è una relazione molto stretta non solo con le persone che utilizzano i nostri strumenti, ma anche con tutto il resto degli attori del sistema che utilizzano i nostri strumenti. E quindi noi abbiamo successo nella misura in cui i partner con cui lavoriamo hanno successo. E questi partner possono essere formali, chi con Google stipula una partnership formale, oppure semplicemente chiunque all'interno della sua attività professionale utilizzi gli strumenti che noi mettiamo a disposizione. Alcuni di questi strumenti in realtà possono essere estremamente utili anche nel lavoro del comunicatore e del comunicatore pubblico per fare qualcuno dei passi di cui abbiamo parlato, empower the citizen, provare ad usare un linguaggio diverso. Allora provo a dare una lettura in tre macro punti di cose che ritengo fondamentali nel lavoro del comunicatore e nelle quali gli strumenti che Google mette a disposizione possono essere utili. Prima tra tutte, utilizzarli per fare meglio il nostro lavoro, quindi nel momento in cui abbiamo bisogno di reperire le informazioni che ci servono per il nostro lavoro, prima ancora di poterle tradurre in un servizio o in un racconto per i nostri interlocutori. E qui mi concentro sugli strumenti, tutti gli strumenti di cui parlo e tutti i corsi su come utilizzarli in un'ottica di lavoro giornalistico e di comunicazione li trovate su un sito che è il sito del training del NewsLab. Il modo più veloce per arrivarci è cercare sul vostro motore di ricerca preferito Google NewsLab. Funzionano tutti? Alta vista. Ce ne sono, oppure g.co/newstraining. Allora, intanto la ricerca avanzata, perché ovviamente a parte mettere nel motore di ricerca 2, 3, 25 parole che ci aiutano ad identificare quello che stiamo cercando, c'è la possibilità di escludere alcune categorie,
fare delle ricerche limitate esclusivamente ad una serie di termini che noi stiamo cercando, fare delle ricerche su un arco temporale specifico, e così via, fare ricerche di file di alcuni tipi. Ricordo che c'era quel documento che mi serve ed era un PDF inutile che all'interno dell'universo dei documenti indicizzati io cerchi tutto, cercherò per tipo di file. Posso cercare all'interno di un sito. Se quello che mi interessa so che sta dentro un determinato sito, applicherò la ricerca di Google al sito specifico e sarà molto più efficace la ricerca delle informazioni, e così via. Ci sono poi strumenti che ci consentono di fare un lavoro che secondo me oggi è sempre più rilevante, sempre più fondamentale, sono gli strumenti che ci possono aiutare nella verifica dei contenuti. Abbiamo parlato di qualità dell'informazione, abbiamo parlato del rischio di informazioni non corrette che vengono diffuse. Io credo che chiunque, onestamente, credo che chiunque, chi legge e soprattutto chi produce qualsiasi tipo di informazione abbia il dovere di fare del suo meglio per evitare di diffondere informazioni non corrette. Ci sono degli strumenti anche molto semplici, molto banali da utilizzare, che ci possono aiutare almeno a smarcare le cose più macroscopiche. Ne cito solo uno per non fare l'elenco e non ripetervi il corso: la ricerca inversa per immagini. È possibile prendere un'immagine, mettere l'immagine dentro Google e cercare basandosi su quell'immagine. Che cosa ci restituirà la ricerca? Ci restituirà tutte le occasioni in cui quell'immagine è stata utilizzata. Quando la ricerca inversa per immagini ha dimostrato la sua straordinaria utilità? Purtroppo in tutti i casi di attentati, disastri naturali, vicende che pongono il comunicatore, intanto senz'altro il giornalista, ma anche il comunicatore, di fronte alla necessità di vagliare la qualità di un'informazione in tempi estremamente rapidi e tipicamente senza avere una fonte che si trova sul luogo nei primissimi istanti, quantomeno. Le immagini cominciano a circolare attraverso i social. Come facciamo ad essere sicuri che quell'aereo effettivamente sia quello di cui stiamo parlando, quell'aeroporto, eccetera? Ebbene, se inserendo l'immagine che troviamo sulla ricerca per immagini, quell'immagine compare 4 anni prima attribuita a qualcos'altro, possiamo quantomeno escludere che valga la pena di ricircolarla. Ci sono poi strumenti che ci consentono di tenerci aggiornati su una serie di temi, i news alert, che mi permettono di far fare automaticamente al motore di ricerca ricerche su temi che per me sono rilevanti, su parole chiave che per me sono rilevanti, e di mandarmi nella posta le segnalazioni una volta alla settimana, non appena esce qualcosa, su base periodica, eccetera. Se io mi occupo di un tema specifico e per me è importante restare aggiornato sulle evoluzioni legate al tema, questo è un altro strumento estremamente semplice. Così come la ricerca negli archivi, la ricerca nei dati pubblici, la ricerca nei database dell'Eurostat, dell'Istat, della Banca Mondiale, eccetera, eccetera. Così come Google Trends, che in realtà mi permette di identificare anche attraverso meccanismo di ricerca abbastanza sofisticato che mi permette di paragonare termini diversi o settori diversi, che cosa sta succedendo, e mi misura l'andamento delle ricerche che le persone fanno su Google legato ad un determinato strumento. In alcuni casi è una fonte di informazioni estremamente utile, per esempio quando veniamo al tema di come cominciare a fare un racconto, una promozione e un racconto di un territorio, di una comunità, di un tema, di un dovere civico, perché poi chi si occupa di comunicazione pubblica ha temi molto diversi, problematiche molto diverse da raccontare, ma molto spesso capire che cosa sta succedendo rispetto a quel tema in quel momento può essere d'aiuto per capire se è il momento di intervenire, o anche di supporto con dati che possono risultare interessanti per le persone nell'intervenire.
E poi gli strumenti di analytics, perché prima si parlava del fatto che oggi c'è un ritorno di misurabilità, questi sono strumenti che effettivamente ci consentono di capire meglio. Magari le altre due aree le lasciamo a dopo. Posso aggiungere una cosa, Stefania? Un attimo solo, che in realtà cioè, abbiamo dei punti di vista così teoretici distanti, ma poi nella realtà la collaborazione con Google anche in Lombardia è grandissima, cioè Google partecipa ai corsi di formazione nostri, ce li fornisce gratuitamente come tutti gli altri che contribuiscono alla formazione che eroghiamo gratuitamente, per cui noi lavoriamo, in realtà poi ci sono alcune questioni, monopolio tu hai detto, certo è un monopolio raggiunto, una posizione monopolistica raggiunta con la qualità del servizio, non c'è stata nessuna costrizione, il problema non è di Google, il problema qua sono dei regolatori, che è una cosa diversa semmai delle autorità internazionali. Volevo solo chiarire questo, che poi anche a livello personale abbiamo un ottimo rapporto. E tra l'altro spero che almeno qualcuno di voi abbia partecipato a qualcuno dei corsi che abbiamo fatto attraverso l'Ordine dei Giornalisti, e se non è così ce ne saranno altri, ecco qualche mano compare. Ecco sì, grazie Alessandro, ti sei forse giocato secondo papì il tuo secondo giro con questo intervento, che mi sta pressando sui tempi. Ti ringrazio, nel senso che era una delle cose che volevo evidenziare. Appunto Google, pur essendo comunque è una piattaforma e quindi portatore di un punto di vista, però un punto di vista importante e che comunque può avere, è ricco anche di suggerimenti e indicazioni positivissime. Quindi è stata nel passato ed è in atto una forte collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti proprio sul tema della formazione. L'invito che noi facciamo è magari appunto che si apra anche un filone aperto a tutti i comunicatori pubblici che non necessariamente sono iscritti all'Ordine dei Giornalisti, perché è proprio un'opportunità di crescita professionale estremamente, insomma, facilmente accessibile, viste anche le casse pubbliche, è però molto rilevante. Io vi ringrazio, farei un ultimo giro velocissimo per lasciare a tutti la possibilità di chiudere anche alla luce di quelli che sono stati gli altri interventi. Papini ci ricorda che stiamo, siccome abbiamo iniziato anche noi tardi, purtroppo dobbiamo un po' accorciare i tempi. Quindi Raffaella? Sì. Ok, allora accessibilità e apertura, istituzione che parla con voce umana, questo è un mantra, a Matera lo ripetiamo tutti i giorni, e ci tenevo oggi velocemente proprio collegandomi anche a Google e all'intervento di Serena, ci tenevo a presentare una piattaforma che Matera 2019 utilizza per promuovere il programma culturale della Capitale Europea della Cultura. È una piattaforma digitale nata 2 anni fa dopo una fase di test già in fase di candidatura e che è in formato open data, quindi raccoglie il calendario degli eventi organizzati in Basilicata e fuori regione che in qualche modo sono vicini al progetto di Matera 2019 in formato open data, quindi con dati aperti e riutilizzabili. Gli organizzatori si iscrivono alla piattaforma e autonomamente pubblicano le informazioni sui loro eventi. Non c'è moderazione, non c'è redazione. Quest'anno questa piattaforma ospita anche il calendario ufficiale della Capitale Europea della Cultura. In questo modo, attraverso un piano editoriale molto ricco, una pagina Facebook dedicata, un account Twitter, delle newsletter, noi promuoviamo gli appuntamenti della Capitale Europea della Cultura, ma anche quella di tutti gli altri eventi presenti in piattaforma. Dopo 2 anni la piattaforma conta più di 350 organizzazioni iscritte e più di 2000 eventi pubblicati. Nel corso di questi 2 anni è stata arricchita, implementata con diverse funzionalità, molte delle quali sono state proprio proposte e suggerite dagli utenti e dagli organizzatori stessi. È uno strumento della comunità che rimane in mano alla comunità. Tra queste funzionalità c'è quella del ticketing, la
l'altra grande sfida di Matera 2019, un passaporto per la capitale europea della cultura, un abbonamento, un biglietto che a 19 euro consente di, a chi lo acquista, di accedere a tutti gli appuntamenti della capitale europea della cultura, quindi 19 euro per 365 giorni di eventi. Il mantra è sempre apertura e accessibilità. Il nostro anno quest'anno è iniziato con la grande cerimonia di apertura, quindi il nostro capodanno è stato il 19 gennaio 2019. Qui alcuni numeri social sono cresciuti in questi anni già dalla fase di candidatura, ma adesso insomma sono sempre ottimi risultati. Abbiamo avuto 4 milioni di visualizzazioni della pagina Facebook nella settimana della cerimonia, 1 milione di impression su Instagram, più di 300.000 visualizzazioni delle dirette. In tendenza un po' con l'utilizzo dei social, quindi un po' intercettando le tendenze, noi stiamo utilizzando soprattutto prodotti video e dirette, YouTube, Instagram, Facebook. Per questo anche ci tenevo insomma a chiudere, a farvi vedere il video racconto che abbiamo comunque realizzato, che racconta la cerimonia inaugurale, un po' per farvi assaporare la magia che stiamo vivendo a Matera. E poi con l'invito a seguirci sui nostri canali, ad acquistare il passaporto per Matera 2019 e venire a vivere insieme a noi la capitale europea della cultura. Se può partire il video. Dovrebbe partire un video, comunico. Adesso vedi, hai fatto bene. Ma lo sapeva. Non lo trovo. Grazie Raffaella, vi ha parlato prima di emozioni, sicuramente ci hai comunicato con grande emozione l'avventura di Matera, sicuramente molti di noi si stanno, come dire, gli sta venendo la voglia sicuramente di progettare un viaggio per venire a trovarvi. E grazie perché ci hai portato anche la positività di un esempio
rispetto all'uso del contesto e degli strumenti digitali per creare una situazione, un contesto partecipativo e aperto. Grazie. Marco Pogliani? Ma io dopo... Grazie, non anziani. Cosa faccio? Non aspetto? Sì, ma poco. Ecco, però questo a me piace sottolineare il fatto di come un film come questo vada visto soprattutto guardando le espressioni delle persone che partecipano a questi... Cioè, noi ci viene voglia di venire non perché abbiamo visto l'ennesimo ballerino appeso, con tutto il rispetto, ma sto dicendo... Perché si vede la faccia delle persone che sono lì, no? E questo è l'obiettivo primo e ultimo di un lavoro che, per carità, io non è che voglia, sto prendendo... Cioè, io non voglio rivelare nulla, ripeto, dopo questa film forse già è molto detto, però io credo che una cosa sulla quale noi dovremmo fare attenzione nel momento in cui lavoriamo è che noi maneggiamo tutti dei tesori, cioè ove poco ove tanto, il mestiere del comunicatore oggi sarà anche quello poi di scrivere bene le cose, di essere preciso, di sapere le cose. Però è il tema del cuore ed è il cuore che ci mettiamo noi nel identificare quelle cose che sono in grado di toccare, di generare un'esperienza e di conseguenza avere come risultato una partecipazione. Io dico che se Milano passa per una città turistica vuol dire che è possibile fare tutto. E che effettivamente Milano si sia riscoperta così, al di là poi il fatto che i milanesi sono in grado anche di convincersi delle cose, ma comunque è dovuta a un fatto che evidentemente ha annodato, no? Un orgoglio, una cosa di se stesso, della cosa, oltre al fatto che questa città negli ultimi 20 anni ha fatto un percorso lunghissimo, molto serio, eccetera, che adesso non è il caso di raccontare, ma che non è merito di nessuno e di tutti, ma è una città la quale è sempre stata capace di mettere insieme tante cose. Però effettivamente la spoletta di tutto questo è stata l'Expo per certi versi, che è stato semplicemente un'epifania, no? Di qualcosa in cui alcuni credevano, altri non credevano, eccetera. Da un momento in poi questa cosa ha funzionato. Però parlando di queste cose, io volevo fare solo 3 esempi, molto semplici, almeno chiudo e poi... torniamo a dibattere di giornali e di Google, però ecco, questo per esempio è la galleria, è un'icona per definizione, ma noi abbiamo guardato la galleria per tantissimi anni dicendo che vabbè, c'è anche la galleria, cioè che era il posto dove si discuteva di politica nel dopoguerra, cioè far fare un'esperienza diversa, no, della galleria è successo. Questa cosa è diventata per una notte un ristorante, le persone sono state chiamate a partecipare a questa cosa per una buona causa, alla fine la partecipazione la fai. E la partecipazione la fai misurandola con tutti i numeri che stiamo dicendo, eccetera. Ma anche in altri posti, Verona, adesso non vi sto a raccontare tutta la storia, ma la storia è bellissima, cioè nel Medioevo tutte le città avevano un problema, che non solo oggi c'era il problema del rapporto con gli altri mondi, ma c'era un problema del fenomeno che si chiama crociate, che impedivano alle persone di andare a fare il loro bravo. Allora ogni città si è organizzata con delle chiese che potessero dare la possibilità di fare il giro di Gerusalemme. Verona ha riscoperto questa cosa, Verona ha un tema che è legata al turismo, che è un turismo mordi e fuggi, che è molto legato a 2 cose, un po' come Milano con San Siro e Duomo, cioè l'arena e c'è il balconcino. Il tema di riuscire a spostare i flussi turistici in questa cosa è stato fatto attraverso una partecipazione di tutte le parti della città che hanno deciso di puntare su questa icona, e quindi con una grande partecipazione. Una grande partecipazione della città, si è offerto una nuova, prima di tutto
ai veronesi e poi a tutti gli altri, e di conseguenza poi i numeri vengono fuori. È un lavoro molto duro, un lavoro come quello che a Matera è stato fatto, ma a Matera c'era già tutto. Il tema era riuscire a portarlo al... Ma anche una cosa più semplice come il red carpet. Il red carpet è una grande immagine di flavor, di partecipazione, di cosa tutti vorremmo essere su un red carpet. Beh, tu lo prendi, lo metti su in alcuni posti della Liguria e improvvisamente la gente partecipa, va nello stesso posto in cui è sempre andato, ma è dentro in un'altra cosa, si sente protagonista, si sente cosa, eccetera, e scarica sulla rete la qualsiasi. Il che non vuol dire che poi dovremmo discutere se è stato descritto o non è stato descritto, eccetera, però questo è un risultato, ed è un risultato nel quale tu stai aggiungendo qualcosa alla vita delle persone, e questo oggi è un pezzo, non dico che sia l'unico, eccetera, ma di questo è un pezzo della comunicazione, e poi si può andare avanti con qualsiasi cosa. L'importante, io credo che questo continui a essere il più bel mestiere del mondo, soprattutto se al di là delle difficoltà, al di là delle complicazioni, al di sopra e al di sotto della burocrazia, eccetera, ognuno di noi riesce ad aggiungere quel pezzo di cuore che fa sì che si metta in contatto con quello che lui riesce ad essere a casa, con i suoi sentimenti, con le sue cose. Io credo che questo sia già un pezzo di lavoro molto importante, che poi è il motivo per il quale ritroviamo il sorriso facendo queste cose nonostante tante difficoltà. Grazie. Abbiamo ancora 5 minuti. Grazie Marco, confesso che l'immagine della cena in galleria l'ho retweetata anch'io, quindi sono vittima del percorso emozionale. Alessandro Galimberti, velocissimo. No, non voglio ripetermi. A parte il fatto che Milano credo che non stia abusivamente nel circuito delle città turistiche, perché noi siamo abituati a sottovalutarla, ma Milano è una città d'arte, c'era Leonardo. Noi siamo dei Bauscia, quindi figurati se ne sottovalutiamo. Non diciamo che Milano ci può stare, certo è paradossale che abbia molti più turisti di Roma, ma questo lo diamo alla capacità dei milanesi piuttosto che all'intraprendenza degli amici di Roma. Però chiarito questo, perché dal mio punto di vista io amo questo, sono per metà esatto milanese, l'altra metà brianzola, quindi sono proprio quattro quarti, però io amo questa città e volevo fare una dichiarazione d'amore a questa città. Detto questo, abbiamo parlato di tutte cose belle, di come sfruttare l'emozionalità, eccetera, coniugare il tenore del racconto con l'emozionalità. C'è un altro versante sul quale dovremmo però pensare di impratichirci un po', la gestione della crisi, non delle frane o dei terremoti, la gestione della crisi reputazionale. La gestione della crisi reputazionale che nasce dall'erogazione di un cattivo servizio, e qui ne parlo, siccome sono sempre un uomo bipolare a metà, ne parlo anche come erogatore di servizi all'ordine dei giornalisti. Rimettere a posto l'erogazione di servizi è un... I colleghi l'hanno capito, e quando succedono le cose bisogna essere tempestivi a rispondere, non sui social, non solo sui social, ma sulle mail. Ecco, su questo punto c'è, da un lato c'è la capacità di far trasparire l'emotività, dall'altra parte non se ne parla mai, ma è trattenere la reattività e la rabbia quando si interagisce su queste cose, perché siccome a tutto è consentito a tutti, ed è questo il bello dell'ecosistema digitale, insomma ci vuole anche questo mantra qua, no? Imparare a utilizzare questa tecnologia che è in continuo sviluppo, ad ammaestrarla, e non ce riusciremo mai, ma a fare in modo che faccia del bene a noi e non ci si torca del male reputazionale, anche del male fisico, perché c'è gente che la vive male, ci vuole molto molto allenamento, molta formazione continua, quindi venite ai corsi dell'ODG, ecco questo che volevo dire. Grazie Alessandro, sì, sicuramente appunto importantissimo, non ci si può improvvisare, questo credo che sia la regola, quindi mai pensare che possiamo gestire i social quando siamo in un ruolo istituzionale come quando li usiamo per noi stessi come singoli privati. Simona Panseri, tornare a parlare di strumenti dopo le crisi e le emozioni non è facilissimo, però ne scelgo uno solo che probabilmente si può declinare invece in tutte queste chiavi e che forse è anche non il più scontato, le mappe. Le mappe che dicevo prima sono così presenti tante volte nella nostra vita quotidiana, in realtà sono anche dei grandissimi strumenti di comunicazione, intanto perché ci permettono di erogare un servizio, quindi in quel diciamo componente del lavoro del comunicatore pubblico che ha a che fare con l'erogazione del servizio, il fatto di localizzarsi sulla mappa fornendo delle informazioni, per esempio per chi ha degli sportelli al pubblico, delle informazioni
corrette, sempre aggiornate sulle aperture, gli orari, il tipo di servizi disponibili, è fondamentale, perché ci consente di gestire i messaggi che arrivano dalle persone. Le persone lasciano i commenti sulle mappe, che noi lo vogliamo o no. La possibilità di rispondere a questi commenti, di fornire risposte alle domande, è un altro degli strumenti che ci aiuta. Ma le mappe servono anche a valorizzare uno di quei tesori su cui tutti siamo seduti, che sono i dati, e a valorizzarli trasformando qualcosa che potrebbe essere estremamente asettico e difficile da raccontare in un racconto, in un'immagine immediata che può anche trasmettere un'emozione. Quindi nel momento in cui noi siamo capaci di prendere l'insieme dei dati che raccontano il nostro territorio, la nostra comunità, il tema del quale dobbiamo parlare e banalmente trasferirli su una mappa, quello che vogliamo dire è immediatamente comprensibile e abbiamo la possibilità poi di arricchire il racconto, invece che dover passare il nostro tempo a cercare di raccontare in modo discorsivo il dato che non emerge e che non ci consente poi di fare anche un lavoro qualitativo su questo dato. Grazie Simona, anche questo è importantissimo, anche questo dovrebbe essere il tema di un altro convegno, cioè parlare di data driven communication, cioè come i dati devono essere, sono fondamentali sia per pianificare la strategia sia poi per andare a valutare l'impatto e i risultati. Io direi ringrazio i relatori perché veramente sono emerse tantissime cose, avevamo pochissimo tempo, chiuderei mentre c'è il cambio di relatori con una slide che riporta la frase di un consulente della comunicazione americano e che secondo me è molto significativa perché ci dà in sintesi quella che è la sfida principale che credo il digitale porterà alla comunicazione pubblica nei prossimi anni. Stamattina il vice segretario generale Superti ha parlato dell'importanza delle pubbliche amministrazioni di reagire con velocità al cambiamento, al contesto. Ecco, dobbiamo essere consapevoli che le tecnologie ci porteranno solo accelerazioni e quindi un'accelerazione di tutti i ritmi del cambiamento. Grazie. Grazie Stefania. E soprattutto grazie per i tempi rispettati ai relatori. Allora, invito sul palco per la sessione di mezzogiorno, quindi siamo in ritardo di esattamente mezz'ora, Paolo Costa, direttore struttura stampa Consiglio regionale della Lombardia, Bruno Marasà, capo ufficio Parlamento europeo in Italia, Marco Marturano, già direttore comunicazione ANCI Expo, Brand Costa di Toscana, Brand Costa di Toscana, Stefano Rolando, direttore, il già citato Stefano Rolando, direttore dell'Osservatorio Comunicazione Pubblica, Public Branding e Trasformazione Digitale dell'Università Ulm. Modera il panel Giuseppe Costa, direttore della UO Comunicazione, a cui chiedo il rispetto, come dire, staliniano dei tempi. Ma io farò di meglio, buongiorno a tutti, perché mi piace vincere facile e quindi ho sentito il richiamo al fatto che bisogna essere, come dire, smart e capire il cambiamento del contesto, per cui la mia idea era che contrariamente a quello che in un primo momento pensavo, cioè di fare due giri di interventi, proporrei ai relatori di cercare di concentrare in un unico, poi eventualmente diciamo due battute di conclusione finale, in modo che evitiamo di affamare, diciamo, i nostri partecipanti, anche perché ho visto che l'orario di inizio del lavoro del pomeriggio è alle 14, quindi diamo la possibilità a tutti di nutrirsi in maniera non affrettata. Io faccio una brevissima introduzione, visto che il tema è il brand pubblico e la valorizzazione dell'immagine istituzionale, sul tema del brand Regione Lombardia e del logo della Regione Lombardia. Come tutti voi sapete, il logo della Regione Lombardia è la Rosa Camuna e quindi diciamo è un brand che ha più di 2000 anni, perché la Rosa Camuna nasce dai graffiti in Valle Camonica dell'età del ferro, quindi stiamo parlando del grosso modo 1200 avanti Cristo, se non ricordo male, quindi sono più di 3000 anni, mi correggo.
Stiamo parlando anche del primo sito italiano riconosciuto patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, che proprio quest'anno festeggia i 40 anni, perché il riconoscimento è di 40 anni fa. La cosa interessante di questo logo è che è un logo che, in uno dei pochissimi casi di un logo regionale, che non è un logo che deriva da uno stemma araldico, ma è un'invenzione, ricreazione fatta da dei grafici. Tra l'altro la storia è divertente, perché nei primi anni 70 la regione aveva fatto un concorso di idee pubblico per trovare il logo della regione, arrivarono più di 400 proposte da comuni, cittadini, eccetera eccetera, in realtà non furono considerate adeguate, ma le abbiamo conservate, e quindi stiamo predisponendo una mostra online, perché le abbiamo catalogate e digitalizzate proprio in tempo recente, e in occasione delle celebrazioni dei 50 anni della regione nel 2020, faremo anche un'iniziativa di questo tipo. Ma che cosa fu fatto? Non essendo ritenute adeguate, la regione dette allora mandato a 4 importanti grafici di studiare quello che poteva essere il logo della regione Lombardia, e Bob Norda, Pino Tovaglia, Roberto Sambonè, Bruno Munari nel 75 si inventarono questo logo della Rosa Camuna, che ci ha accompagnato in questi 50 anni. Per cui è una bella storia, credo, è una storia che ha portato un logo di un'istituzione pubblica a essere, diciamo, realizzato da dei creativi, da dei designer, e ad essere universalmente riconosciuto, perché grazie a Dio la Rosa Camuna è abbastanza universalmente nota. Ciò detto, io darei la parola al mio collega omonimo, ma non è mio cugino, Paolo Costa, che dirige la struttura stampa del Consiglio della Regione Lombardia, e lo inzigo con una bella domandina, così per tenerci svegli. Lo so, ma infatti non te l'ho detto prima la domanda apposta. Perché? Perché la gente pensa alla Regione Lombardia come un monolito, ma la Regione Lombardia in realtà ha tante facce. Una delle facce è quella del Consiglio regionale, che è l'organismo, chiamiamolo assembleare elettivo, chiamiamolo parlamentare, cioè l'ente che legifera, e che non solo in Regione Lombardia, ma in generale tutti gli organismi parlamentari, sia a livello nazionale che a livello regionale, negli ultimi anni hanno un po' sofferto dei cambiamenti e dei protagonismi anche della componente invece governativa. Quindi in questa fase storica generale, che probabilmente anche a livello internazionale non è soltanto italiano, come si fa a salvaguardare e a valorizzare il ruolo dell'organismo consiliare? Noi abbiamo sempre avuto il problema, chiamiamolo così, di doverci rappresentare efficacemente, soprattutto la elezione diretta del presidente di regione, che evidentemente ha esaltato il ruolo della componente governativa della regione stessa. Quindi la regione è, per statuto, per legge, per tutto, per immagine, andiamo avanti su questo terreno, il presidente di regione, si identifica comunicativamente col presidente di regione. Tra l'altro mi fa piacere avere qui il professor Orlando, perché lui è stato segretario generale anche da me qualche anno fa, e io molte cose che direi oggi le ho anche imparate da lui. C'era già allora questo problemino, La cosa più sbagliata, secondo me, è pensare di risolverlo dicendo siamo meglio noi della Giunta, oppure siamo talmente bravi o siamo così diversi anche noi rispetto alla Giunta diventiamo competitivi rispetto all'immagine della Giunta o del Presidente della Giunta. Non è così, il Consiglio ha una sua identità ben precisa, ha un suo ruolo ben preciso, ha una sua importanza ben precisa,
e secondo noi, almeno noi che ci lavoriamo da un po' e ci sembra che i risultati ultimamente siano arrivati, quello su cui bisogna puntare è esattamente questo, cioè l'identità del Consiglio regionale e contemporaneamente anche la valorizzazione del suo ruolo. Negli ultimi anni abbiamo avuto da fare, perché a proposito di immagine di regione, ecco lì probabilmente siamo stati noi colpevoli di una caduta di immagine della regione, perché qualche anno fa siamo stati investiti dallo tsunami dello scandalo degli scontrini, tutte queste belle cose qui che hanno fatto cadere al di sotto dell'ultimo piano dell'inferno l'immagine della regione stessa. Ma il centro era il Consiglio regionale, dove c'era la politica, dove c'erano i consiglieri regionali. Allora io dico che in questi 5 anni il nostro lavoro è stato molto intenso e mi ha, devo dire, riempito di soddisfazione, perché si è risalita una china che lì era praticamente stata, si è risalita una china perché si è ricominciato a ricostruire questa immagine di regione. Ma attenzione, ricostruire un'immagine non vuol dire inventarsi delle cose, secondo me vuol dire semplicemente comunicare quello che sta succedendo dentro all'istituzione. È la politica per prima che nel 2013 si è posta il problema di dovere ricostruire una fiducia nei confronti dell'elettorato e dei cittadini. Ecco che allora io ho visto, per esempio, dentro al mio tra virgolette palazzo, i politici e la politica impegnati su delle, diciamo,